Prova, prova. Iniziamo questa seconda parte della giornata. Per quanto riguarda oggi pomeriggio, ma anche domani, ci concentreremo sulla comunicazione. Lo riteniamo per le imprese teatrali ovviamente un argomento strategico, quindi un nodo fondamentale. L'abbiamo già affrontato la settimana scorsa parlando dell'identità visiva. Oggi abbiamo Giovanni Cerminara che è un esperto non solo di comunicazione, in particolare di comunicazione che passa attraverso il web. E non solo di comunicazione, ma anche di marketing, perché poi un'impresa teatrale, nel caso di questi lavoratori, ma in generale qualsiasi tipo di impresa, ha necessità anche di promuoversi, ovviamente lo deve fare utilizzando tutti i canali possibili, in particolare in questo periodo, Esattamente. anche e soprattutto, poi ci dirai magari proprio tu qual è la tua strategia, i canali web, quindi i canali social, piuttosto che un tipo di comunicazione molto veloce, molto rapida e che cambia continuazione. Perché abbiamo invitato Giovanni a venire qui all'interno di questi laboratori. Sappiamo che una serie di attività possono essere vendute, tra virgolette, ad uno spettatore. O almeno questo è quello che accadeva fino a diversi anni fa. Ora lo spettatore del teatro non è più identificabile perché è cambiato, continua a cambiare in continuazione e anche le esigenze del teatro sono mutate. Quindi il teatro ha necessità, ed è qui il titolo poi dell'intero Laboratorio dal Basso, di andare fuori dal teatro. Quindi il teatro fuori dal teatro deve andare a cercare nuovi spazi, nuove soluzioni e quindi per fare questo bisogna di strategie comunicative a supporto che nascono probabilmente già nello stesso momento in cui l'idea artistica progettuale viene concepita con questa filosofia e poi ha bisogno di esprimersi in tutta la propria pienezza e con la propria forza. Quindi Giovanni, lascio a te la parola, grazie per essere Grazie per l'introduzione iniziale. Mi ha presentato, tanto ormai Fabio, comunque mi chiamo Giovanni Cerminara e mi occupo in particolare di strategie più o meno complesse per quel che si occupa il web marketing. Io non so quanti di voi all'interno di quest'aula, di questa sede, bellissima tra l'altro, conoscono, masticano, hanno avuto a che fare con degli strumenti di web marketing. Io sono sicuro che ciascuno di voi di sicuro avrà già avuto contezza, più o meno una contezza, di quelle che sono alcuni strumenti del web marketing che poi possono essere adattati all'interno di una strategia o di un progetto comunicativo. Facebook, ad esempio, d'accordo? Quello in primis, lo strumento Facebook in primis, è uno strumento che è assai utile per la promo commercializzazione di un brand, se vogliamo, d'accordo? Prima di addentrarci all'interno delle nostre slide, all'interno di questa lezione, volevo fare un assunto per quanto riguarda in particolare ciò che un noto esperto di marketing, Jeremy Rifkin, afferma, ovvero, e mi collego anche al fatto che il teatro esce fuori dal teatro, ma perché esce fuori dal teatro, secondo voi? Esce fuori dal teatro per instaurare delle relazioni nuove, d'accordo? Allora, lo vedremo anche nel proseguo delle slide. Questo noto marketer americano ha affermato che attualmente le strategie, il brand, per poter stare e mantenere il mercato non deve soltanto basarsi su numeri di fatturato, d'accordo? Ma sulla qualità delle relazioni che il brand stesso riesce ad instaurare con il proprio pubblico, d'accordo? E chi meglio, ad esempio, in questa sede, meglio di un teatro, riesce in qualche modo ad integrarsi perfettamente e a stringere delle relazioni vere? Nessun altro. Io quindi penso che lo spettacolo, unitamente al turismo, d'accordo, sono tra i brand, tra i mercati più forti che riescono in qualche modo a stringere delle valide relazioni. Parliamo di relazioni proprio nel senso one-to-one, di persona a persona. Vi faccio un esempio banale. Io perché sono qua? Perché delle relazioni, alla fine, al di là del fatto che magari posso essere preparato o meno sulla mia materia, ma delle relazioni mi hanno portato qua. Non so se mi sono spiegato. D'accordo? Allora è questo il vero valore oggi del mercato, stringere delle relazioni. D'accordo? Allora andiamo
a vedere, bene o male, quello di cui parleremo oggi, no? Nel senso di turismo 2.0. Posso permettermi? Sì. Giustamente, Giovanni, io ho omesso di dire una cosa, ho parlato del turismo, perché uno dei temi di tutti i laboratori è il rapporto tra anche tra teatro e le persone che ci sono attorno. In questo momento una grande occasione viene dal turismo. Quindi, quale connessione c'è attraverso il teatro? Poi perché noi abbiamo chiamato in particolare lui? Ad esempio, abbiamo un'attività di entertainment. Cioè noi facciamo con i nostri attori, abbiamo un progetto artistico di visite guidate del centro storico di Lecce piuttosto che di altri borghi del Salento, piuttosto che del museo ferroviario, con incursioni teatrali in abilitato. Quindi abbiamo un'attività pronta, confezionata, che funziona, lo facciamo tantissimo con le scuole, lo facciamo tantissimo in Puglia, ma a un certo punto le nostre competenze artistiche si fermano. Quindi il nostro pacchetto è pronto, ma per stare sul mercato, per sopravvivere, poi ha bisogno di un tipo di promozione particolare per diventare un servizio anche turistico, ad esempio. E quindi per intercettare una serie di esigenze nostre di impresa, in questo caso specifico, ma anche delle esigenze del turista, perché il turista quando viene non ha un carnet qui a Lecce, per esempio, ma viene un po' in tutta la Puglia, forse in tutta Italia, sì. Un carnet di tutte le possibilità che può vivere per trasformare la visita turistica, come dicevamo anche questa mattina, in esperienza turistica. Noi abbiamo una serie di attività già pronte, ma non voglio prendere le nostre come esempio, sì. Magari ce ne sono tante altre sicuramente, ma c'è bisogno poi di professionisti o di strategie o entrambe le cose per farle emergere. Qualcuno infatti dice, no giustamente Fabio ha perfettamente ragione, qualcuno infatti dice che la pubblicità alla fine è l'anima del commercio, vale a dire che se io ho un prodotto che comunque è fatto bene ma non riesco a comunicarlo, resta il fatto che ce la parliamo tra di noi, in sostanza. Quindi esistono, soprattutto oggi, noi parliamo in qualche modo di turismo 2.0, ma se vogliamo possiamo parlare anche di teatro 2.0 a questo punto. D'accordo? C'è una tipologia di comunicazione che in qualche modo va a convogliare tutti quegli strumenti di marketing online, tra cui il sito internet, i vari social network, le comunicazioni attraverso le email, molto importanti, che servono in qualche modo ad orchestrare e a organizzare quello che è il nostro pacchetto che vogliamo promuovere e eventualmente commercializzare. È indubbio che chiaramente il nesso esistente tra i prodotti teatrali ed il turismo oggi, questo perché il turista praticamente è cambiato, non si basa più su un acquisto di pacchetti in qualche modo stereotipato, cioè asettico, ma va a vedere all'interno del territorio qual è il grado di vivacità. E il grado di vivacità da che cosa dipende? Dalla predisposizione delle associazioni teatrali, proloco, quant'altro, che riescono in qualche modo ad organizzare degli eventi. Ma se io non mi presento bene, e quindi vogliamo fare un discorso business to business, resta il fatto che quello che faccio, quello che spendo, quello per cui ragiono, va in qualche modo a scemare, va in qualche modo a perdersi, soprattutto quando non ho un'integrità di brand. Ecco che quindi io ho pensato di suddividere sotto questa tipologia le nostre slide, turismo 2.0, web marketing, strategie e tools di marketing online, progettazione di siti web, blog e brand identity. D'accordo? Allora, diciamo che dal 2013 in qualche modo ci troviamo all'interno di un mercato in completo movimento, in qualche modo riuscito a complice anche la crisi a cambiare i nostri modelli e gli stili, complice anche le nuove tecnologie che in qualche modo si sono adattate perfettamente, attenzione, le tecnologie si sono adattate perfettamente a quello che noi già pensavamo, d'accordo? A quello che noi già abbiamo fatto, vale a dire che social network come Facebook, come Pinterest, come Instagram non hanno inventato nulla, d'accordo? Le fotografie che facevamo all'interno dei nostri, ce le condividavamo tra di noi, dal ritorno di una vacanza, oppure dal ritorno di un qualsiasi evento, arrivavamo a casa, aprivamo l'album, aprivavamo la macchinetta digitale e ce le guardavamo, d'accordo? Soltanto che sono stati molto più capaci a sviluppare delle tecnologie adattive tali da poterne fare anche un business, d'accordo? Questo è giusto per un assunto. Siamo passati quindi da un mercato in molto movimento, quindi questa serie di informazioni che vengono in qualche modo lanciate, in qualche modo rimbalzate da una parte all'altra, che ha in qualche modo colpito
quello che oggi si chiama mercato della conversazione. Ed ecco il perché il teatro che esce fuori dal teatro in qualche modo deve riuscire ad interagire con il proprio pubblico, in qualche modo attraverso quello che si chiama marketing relazionale, d'accordo? Ci sono addirittura degli studi della scuola nordica del marketing sull'intero, diciamo in qualche modo, sul marketing relazionale, sul marketing del ricordo in qualche modo, che dovrebbero essere adattati e trasformati in metodi e approcci lavorativi anche per voi, d'accordo? Unitamente a quelle che sono le strategie di web marketing, più o meno tecniche, ora non siamo qua perché dovete imparare a fare siti internet oppure dovete imparare a costruire delle pagine su internet, ma dobbiamo imparare in qualche modo a sapere innanzitutto dove stiamo, contestualizzare dove stiamo e adattare gli strumenti ai nostri fini comunicativi, d'accordo? In maniera creando quella che si chiama una strategia di comunicazione, ok? Io non so se qualcuno qua ha già avuto a che fare, se sa che cos'è il web marketing in sostanza. Prego, prego. Meno male ci siamo in maniera molto concisa, ma ci siamo, nel senso che sono tutta una serie di strategie e di attività che vengono in qualche modo predisposte affinché al raggiungimento di che cosa? Di alcuni obiettivi. Oggi chiaramente nel nostro mercato, soprattutto in Italia, in qualsiasi settore, mancano spesso gli obiettivi. Capite bene che se mancano gli obiettivi tutto il processo di strategie di marketing, ma qualsiasi altro progetto che noi andiamo a fare, va a farsi benedire. Quindi non avere le idee chiare su un determinato progetto in qualche modo già ti porta a scricchiolare un po'. Quindi non avere l'obiettivo, cioè nel senso, costruisco una strategia all'interno della quale, attenzione, io faccio delle azioni. Non confondiamo azione e strategia, questo è uno dei primi errori. La mia strategia è quella di uscire dalla porta, ma io devo compiere degli step, delle azioni affinché possa uscire da quella porta, d'accordo? Quindi questo deve essere, in qualche modo, ce lo dobbiamo inserire bene in testa, quelle che sono le differenze sostanziali all'interno di un qualsiasi progetto di marketing, web marketing turistico. Allora, questo per male è il mercato in cui ci stiamo muovendo. Nel 1999 addirittura, il Clue Train Manifesto, in pratica una società che ha stilato 99 tesi, all'interno della quale lui diceva che i mercati oggi non sono altro che relazioni, in sostanza quello che ci siamo appena detti, cioè se riusciamo in qualche modo ad avere delle relazioni con i nostri interlocutori, noi riusciamo nel corso del tempo a mantenere anche un determinato regime di business. Viceversa, se noi riusciamo a comunicare, d'accordo? Se noi riusciamo ad identificarci o ad essere identificati, è a nostro rischio e pericolo. Perché oggi si parla tanto di che cosa? Di brand reputation. Chi sei? Cosa fai? Come ti identifichi e come ti identifico? La linearità che ogni persona, ogni azienda, ogni istituzione deve avere passa attraverso diversi livelli. D'accordo? In primis, d'accordo che è quello relazionale. Secundis è quello della ricercabilità, in qualche modo. Io sono ricercabile all'interno del web, all'interno dei miei canali? E in che modo mi presento? Ho una comunicazione in qualche modo frammentata? La gente mi riconosce? Ora vi faccio una domanda. Se doveste pensare in qualche modo a Hilton, voi conoscete la realtà Hilton, ok? A prescindere da Paris Hilton. Che cosa vi viene in mente? Alberghi, poi? Di che cosa? E lusso. Allora, vedete come vi si è instaurata all'interno della vostra testa, in qualche modo, la presentazione che questo te l'ha. Alberghi di lusso. Allora, il nostro obiettivo è appunto questo qua, riuscire ad essere inquadrati all'interno di una determinata cerchia. Ok? Anche per quanto riguarda la presentazione, un altro esempio. Voi sapete, in qualche modo, avete mai visto quante volte Coca-Cola ha cambiato il proprio logo? Ha fatto delle variazioni al font, un paio di volte, due o tre volte. Pepsi Cola l'ha cambiata 20 volte.
Chi è il top sul mercato? Coca-Cola. Anche in questo caso qua sono una serie di elementi. Cerchiamo di mantenere identità di brand. D'accordo? La progettazione, la comunicazione passa in primis da questo. Poi arriviamo al web marketing. Ok? Quindi anche a livello strategico, io è questo che devo considerare. Dove sto? Come la gente mi percepisce? Ok? È inutile che ci diciamo siamo bravi, sì, siamo bravi all'interno, perfetto, ma al di fuori dei nostri confini, come la gente ci percepisce effettivamente? Ed ecco perché Cloutier Manifesto giustamente dice, guardate che oggi i mercati sono conversazioni e le conversazioni vanno veramente a ritmi impressionanti. Dobbiamo riuscire in qualche modo a capire quello che la gente dice di noi, che cosa narra, che cosa dice, ed eventualmente cercare di rimediare, oppure giocare su sto fatto. Poi che cosa è successo? È successo che c'è stato questo stravolgimento di fronte, il web e il web 2.0. Tim O'Reilly, che è questo signore che ha coniato il termine web 2.0, in qualche modo è andato ad elencare, a definire quelle che sono le varie attività o i vari strumenti che permettono a qualsiasi utente, parlo anche di mio padre che ha quasi 70 anni, ok? Di utilizzare degli strumenti per poter condividere delle informazioni, per poter relazionare, ancora una volta, conversare con qualcuno. Prima era impossibile, c'erano dei codici che era impossibile, dovevi chiamare i tecnici per fare una qualsiasi cosa. Oggi, volenti o dolenti, se ci mettiamo a fare una ricerca qualsiasi sul web, riusciamo a farci noi, a darci noi una presenza online, d'accordo? Certo, andrebbe modificata, perché magari non è fatta a livello professionistico, ma è fatta a livello amatoriale, ma riusciamo in qualche modo a comunicare, d'accordo? E queste si chiamano tecnologie in qualche modo abilitanti, cioè ci hanno abilitato a comunicare verso l'esterno. E che cosa rientrano? I social network in primis, i blog, addirittura i figli, no? I forum. Andavamo a fare delle ricerche su Google nel 2002-2003, c'erano i forum. Dove tu potevi prendere delle informazioni. E quindi sono nati tutta una serie di strumenti via via. Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest, Instagram, Tumblr, sono tantissimi, è una marea di social network. Ma noi dobbiamo essere bravi ad utilizzare quali, secondo voi? Quelli all'interno della quale esistono in qualche modo più gruppi di interessi. Ed ecco un'altra variante, i gruppi di interessi. D'accordo? Noi siamo qui in questo momento. A livello psicologico stiamo in qualche modo, e sociologico stiamo in qualche modo cercando di condividere degli interessi. Voi trasmettete a me l'ideale del teatro, io trasmetto a voi l'ideale della comunicazione, ma entrambi condividiamo degli interessi. D'accordo? E allora ecco che sono nati i social network. Sono delle reti sociali. All'interno della quale, prima ancora di vendere, tenete ben presente queste parole che sto dicendo, prima ancora di vendere io devo socializzare, perché altrimenti si sarebbero chiamati buy network, seller network, ovvero strumenti per vendere, social per vendere, ma sono social, quindi è la socialità in primis a farla da padrone. E che cos'è che si fa? Tecniche indispensabili, sia per il turismo, sia per quanto riguarda qualsiasi altra realtà. Innanzitutto, saper ascoltare, riuscire a parlare in qualche modo, ma parlare, attenzione, facciamo una distinzione nel parlare. Voi avete presente quelle tecniche di comunicazione utilizzate dalla televisione? Chiaramente, siamo di fronte ad uno schermo, non possiamo interagire. La comunicazione è unidirezionale, nel senso io parlo, nessuno mi può rispondere. D'accordo? Questo è uno dei grossi limiti che ha fatto sì che il Web 2.0 in qualche modo riuscisse a farla da padrone oggi. E allora io devo riuscire in qualche modo a non avere una comunicazione effetto, si chiama broadcasting, ovvero ad antenna, io comunico e basta. Perché già se io in qualche modo mi apro una pagina su Facebook, banalmente, e comunico solo ed esclusivamente in maniera autoreferenziale su me stesso, senza dar spazio a parole, d'accordo? Senza dar spazio ad una qualsiasi relazione,
È chiaro che quella è una comunicazione con effetto broadcasting. Cioè, nel senso, io comunico, trasmetto. Ma poi non mi vedo nessun, banalmente, nessun commento, nessun like. Allora bisogna porsi degli interrogativi, non continuare in quella direzione. Che cosa devo fare effettivamente? Volete sapere che cosa bisogna fare? Essere se stessi. Oggi la tendenza è quella di umanizzare il brand. Sapete che significa umanizzare il brand? Far conoscere alle persone che dietro il brand Coca-Cola ci stanno delle persone. Io personalmente ho stilato uno stile di comunicazione che si chiama essere. Volendo fare il succo, in sostanza, si tratta in qualche modo di riuscire a comunicare a livello empatico, col pathos, mettendoci la faccia, essendo semplici. È così che si va avanti oggi nel mondo della comunicazione. Non dobbiamo pensare ai massimi sistemi. Stiamo comunicando. Altra cosa che vi dico, ricordatevi che dietro le macchine non ci stanno altre macchine, ma ci stanno persone. Quindi quando vado a comunicare, devo sempre tenere in mente che ci stanno delle persone a cui piace ogni tanto un sorriso, una battutina, insomma, in maniera semplice. Chiaro che il web, l'assunto di base, uno degli assunti di base del web è quello di riuscire in qualche modo a vendere. Ma a questo punto sorge un'altra domanda: com'è che si vende oggi? Si vende in relazione a tutto quello che ci siamo detti prima. Vale a dire, io riesco a relazionarmi, riesco ad essere ricordato, mi presento in maniera ottima. Oggi sapete in che realtà viviamo? In quella che si chiama economia dell'attenzione. Ok? Se riesco a provocare in qualche modo attenzione, allora posso andare avanti, altrimenti non sono nessuno. E l'attenzione si provoca solo ed esclusivamente con la conversazione. E questi strumenti qua ce ne danno la possibilità. Allora, io non sarei stato qui, chiaramente, se io non avessi provocato attenzione sui miei canali, d'accordo? Non avrei avuto, per esempio, il lavoro che sto avendo, se non avessi avuto questa attenzione. Ma l'attenzione sono io a crearmela in primis. Sono un prodotto del web, mi definisco un prodotto del web sostanzialmente perché io ho studiato economia, ho studiato comunicazione e in qualche modo mi sono creato un blog. Ho creato attenzione intorno a delle tematiche, mi sono cercato in qualche modo di creare quella che si chiama cerchia sociale, ho utilizzato degli strumenti per farmi conoscere ed eccomi qua. Ecco quello che ognuno di noi oggi può fare, sia a livello personale, sia a livello di istituzione, ente o azienda. Allora, oggi dove ci muoviamo? All'interno di un mercato turistico che in qualche modo vende un prodotto esperienziale. Ok? Per essere ricordabili bisogna creare delle esperienze. Cosa meglio del teatro? Cosa meglio di riuscire a far vivere il territorio attraverso il teatro? È impensabile ancora pensare che si va in vacanza all'interno di un villaggio turistico e si vuole rimanere. Anche all'interno di un villaggio turistico, anzi, è proprio il gruppo di animazione che spesso fa il collante. D'accordo? Sono proprio loro, e ve lo posso dire perché a livello di consulenza io gestisco molti hotel e villaggi e molta parte di comunicazione è grazie a loro che va avanti. Allora, molti esperti di web marketing la ignorano perché non si occupano di comunicazione integrata, ma se voi andate all'interno del villaggio oppure fate una strategia di planning all'interno di un qualsiasi hotel e dite per favore fatelo comunicare anche all'animazione, vedete che risvolto che potrà avere il vostro planning, perché sono loro il collante, e lo volete sapere perché sono il collante? Perché sono il medium tra i clienti e il management. Sono le persone che ogni giorno si vanno a sedere per dire con i clienti, ok? Sono loro che in qualche modo riescono a pompare, tra virgolette, la vostra comunicazione. Sostanzialmente si utilizzano delle tecniche di web marketing perché attualmente il turismo vende in tutto il mondo, non è confinato solo ai nostri confini geografici, ma in teoria si dice, e anche in pratica, che cosa succede? Che abbiamo un negozio aperto 24 ore su 24 accessibile da tutte le parti del mondo. E allora se noi ci presentiamo bene, è probabile che in qualche modo riusciamo a convertire. Convertire significa che o è una richiesta di informazioni,
oppure tramite un e-commerce io riesco ad acquistare qualcosa. Ma ritorniamo sempre a quel discorso. Visto e considerato che ci muoviamo all'interno di un mercato concorrenziale, ci può essere ImprovvisArt, come ci può essere Cerminara Theater, per dirne una. Chi si presenta meglio vince. Oggi si va alla ricerca della qualità, non si vogliono effetti sorpresa. Ok? Questo è quello che dobbiamo in qualche modo cercare di instaurare all'interno della nostra, dei nostri processi mentali e logici. E il turismo, che in qualche modo è in continua evoluzione, sempre e comunque, è stato uno dei primi ad adattare i nuovi canali online. Tuttora, tutti i sistemi di e-commerce che le web agency vendono, le vendono in primis al mercato turistico. Tutti i nuovi strumenti, tutto il mercato, in qualche modo, tange direttamente o indirettamente il mercato turistico. Tutta l'economia italiana si potrebbe basare sul mercato turistico. Ecco il perché l'attenzione delle nuove tecnologie, in primis e in particolare, verso il mercato del turismo. Allora, cerchiamo di addentrarci un pochino in quella che è la nostra materia, ma prima di addentrarci volevo sapere se c'erano qualche spunti di riflessione, se qualcuno di voi ha qualche domanda specifica o se qualcosa non è chiaro. Va bene? Allora, che cos'è allora questo web marketing ancora una volta? È un insieme di attività che io vado a fare, dove devo essere in tutto, e dico in tutte le attività, il top. Se voglio essere quello che gli americani chiamano branded, cioè il brand di punta, Bibite Gassata, Coca-Cola, hotel di lusso, Hilton, questo significa branded hotel, branded drinks, nel senso, che cosa penso io in primis? Allora, noi non è che dobbiamo arrivare, ok, al top top, ma in qualche modo dobbiamo lavorare per. Quindi, innanzitutto dobbiamo fare strategie di branding online, sviluppare il nostro brand. Vi ripeto, molte volte molte aziende pensano di essere conosciuti, ma in realtà sono conosciuti soltanto all'interno di loro stessi. Hanno dei forti e dei gravi problemi di comunicazione e non se ne rendono conto. Ma questo perché? Questo diciamo che è un male tutto italiano, nel senso che gli accordi commerciali provenivano attraverso enti pubblici, gli accordi commerciali arrivano attraverso conoscenze, ma quando viene a mancare in qualche modo ad essere traballante quel sistema là, ti ritrovi da solo. E allora, considerato che noi viviamo in un mercato frammentario, considerato che viviamo in un mercato dove è possibile fare delle previsioni, l'unica cosa su cui possiamo credere è noi stessi. Credere in noi stessi significa presentarci bene. Ecco perché bisogna fare branding. E quindi adattare una strategia di comunicazione. Che la comunicazione, attenzione, il web marketing è vero che in qualche modo per la quasi totalità si muove online, ma esiste un'altra parte oggi che è integrata e che si muove offline. D'accordo? L'essere ricordati in qualche modo ha a che fare sia con la comunicazione offline che con la comunicazione online. SEO, grande parolona, Search Engine Optimization, che cosa significa? In qualche modo sono tutte quelle svariate tecniche utilizzate da chi? In qualche modo dalle web agency o dai consulenti, che servono in qualche modo a ottimizzare il sito internet affinché i motori di ricerca riescano a restituire dei risultati affini a quello che gli utenti ricercano. D'accordo? Da qui dipende la vita o la morte di un'azienda, di una qualsiasi azienda, perché se non sono ricercabile, significa che la gente non mi trova, ciò implica che il mio fatturato in qualche modo tende ad assottigliarsi. Ok? Quindi è molto importante che le mie risorse, la SEO è riferita in particolare al sito internet, vediamo bene. Oggi ci sono state delle evoluzioni, preferisco aprirla questa parentesi, ci sono state delle evoluzioni, perché chiaramente Google si muove attraverso degli algoritmi matematici, i quali cambiano in maniera molto periodica, ma con molta frequenza. Allora c'è stata un'ultima variazione che in qualche modo è andata a dire a tutti coloro che utilizzavano questa tecnica in maniera
come dire, sfrontata, è andata a dire: guardate che voi non dovete ottimizzare il vostro sito soltanto per i motori di ricerca, ma dovete in qualche modo, attraverso i testi all'interno di un sito internet, comunicare verso i vostri clienti. E mi dovete far capire, dice Google, che voi effettivamente li conoscete i vostri clienti e non che parlate in maniera tecnica. In maniera tecnica significa hotel, mare, ristorante, ok? Le classiche parole chiave. Allora i testi erano abbondantemente scritti in questo modo. Allora sto dicendo, guardate, mettetevi in carreggiata, scrivete dei testi scritti effettivamente per l'utente in maniera che riescano a capirli, scritti per bene in sostanza. Tant'è vero che il mestiere del copywriter oggi è tra i più pagati e più blasonati. E poi c'è la SEM, Search Engine Marketing, ovvero sono tutte quelle attività a pagamento, in qualche modo, che ci consentono di essere ricercati, sempre bisogna pagare un qualcosa, di essere ricercati sui vari canali online, sia attraverso Google e sia attraverso che cosa? Attraverso Facebook pure, Facebook Advertising. Sono strumenti che comunque, se non saputi sapientemente utilizzare, ci possono costare molto, oppure possono banalizzare tutti i nostri obiettivi e risultati. Quindi in qualche modo io punterei su questo solo se ho già i presupposti per farlo, ho delle solide fondamenta, d'accordo? Social media marketing, che in qualche modo si basa su quello che vi dicevo poc'anzi, su un approccio, per dire, relazionale, ok? Advertising online, che potrebbe essere assimilato alla SEM, anche se prevede altre tipologie, tipo banner e quant'altro, che comunque stanno un po' in decadenza. Direct mail marketing, forse uno degli strumenti che restituisce più risultati, ok? Soltanto che per riuscire a... tutti quanti sanno che cos'è il direct mail marketing. Quando aprite la mail e vi arrivano un sacco di comunicazioni, molte delle quali le cestinate, non sono altro che direct mail marketing. Sapete perché le cestinate? Sì, lo sapete. Su, perché? Perché non vi interessano. Sapete perché? Che cosa fanno questi signori? Non profilano, ok? Nel marketing c'è un concetto basilare che si chiama soddisfazione dei fabbisogni latenti, d'accordo? E questo prescinde da avere delle ottime analisi, nel senso che ci devi stare per capirlo un mercato, non ti ci puoi buttare così, tac. Non è che io domani prendo e mi faccio una cooperativa teatrale e faccio queste tecniche qua, perché non so chi sono i miei clienti, chi potrebbero essere interessati. Devo avere in qualche modo una linea guida, d'accordo? Allora, in primis, che cosa fanno? Prendono, acquistano email e sparano le loro comunicazioni, sparano nel mucchio. Risultato che spesso finiscono nello spam o nel cestino. Allora, è utile, è ottimo come strumento, se saputo utilizzare. Booking online, che in qualche modo sono quelle particolarità tecniche che ci consentono di fare un acquisto direttamente, collegato attraverso sistemi bancari o di carta di credito, d'accordo? Quindi questo qua elimina il passaggio, per esempio, di chiamare, ma soprattutto è utile a chi vende dei servizi. Se per esempio io voglio vendere le maglie di ImprovvisArt, ok? Io posso tranquillamente inserire un sistema di booking online ed è un sistema di merchandising che comunque può andare. Quando il brand è forte, allora si può permettere di creare queste tipologie di vendita. Quindi vedete, è un mix esatto tra conversazione, persuasione e vendita. Questo è il mercato in cui, all'interno della quale ci stiamo muovendo. Innanzitutto, nel momento in cui io voglio implementare un discorso del genere per quanto riguarda un qualsiasi piano di web marketing, perché chiaramente non è che spesso e volentieri non spendiamo un euro, non spendiamo 10 euro, non spendiamo 100 euro, ma un progetto di web marketing, non dico che è costosissimo, ma bisogna sostenere comunque dei costi. Allora, e dobbiamo capire che in qualche modo è un progetto a medio-lungo termine, non è a breve termine.
Nel senso, voglio dei risultati, allora ci devo credere e ci devo stare. Innanzitutto, l'obiettivo primario è che deve essere implementabile. L'implementazione di un qualsiasi progetto di web marketing deve avere l'opportunità della flessibilità, il dono della flessibilità, in qualche modo. Deve essere rigido e chiuso, altrimenti è il resto di zero. Utilizzare comunque delle tecnologie innovative. Spesso che cosa si vede oggi? Che in qualsiasi progetto di web marketing che io vado a fare e vado ad interloquire con qualcuno, mi si offre già oggi un prodotto vecchio. Questo che cosa causa? Una disaffezione. Non credi nello strumento, quando in realtà sapete, anche per sentito dire, che questi strumenti funzionano. Ma se mi dai un prodotto vecchio, giusto perché devi avere una visibilità, una vetrina, e rimani una vetrina. È come avere un bar senza una porta. Guardi dal di fuori che dentro sì ci stanno dei prodotti, messi male ma ci stanno dei prodotti. Con il tempo io devo avere dei risultati stabili. Chiaro che per avere un risultato stabile la cosa che devo fare è monitorare e controllare. Ed esistono degli strumenti gratuiti, potentissimi, Google Analytics per dirne uno, che mi permettono di fare le mie interpretazioni e analisi e dire: c'è qualcosa che non va. Il progetto a lungo termine ha sempre l'obiettivo primario, non sparare nel mucchio, ma avere dei target profilati. Chi sono i miei clienti? È su loro che io devo fare la mia strategia di content curation, cioè creazione dei contenuti. Sono io che lo so, siete voi che lo sapete, quali parole utilizzare. E poi c'è qualcuno che magari li monta ad arte. Ma voi sapete effettivamente chi è il vostro mercato. E soprattutto, gli obiettivi devono essere solidi e concreti, non immaginari, così. No, voglio fare... Ma che cosa vuoi effettivamente? Qual è il tuo obiettivo? Guarda, il mio obiettivo è... Voglio raggiungere veramente una buona visibilità. Perfetto, da dove stiamo partendo? Da zero. Ok, allora nel giro di un anno vedrai che riuscirai ad ottenere, che posso dire, 100 visite giornaliere. In un mese moltiplicate per 30 giorni sono 3.000 visite. Ok? E su 3.000 visite, secondo me, qualcosa scaturisce, d'accordo? A progettare e pianificare. Allora, in sostanza, la prima cosa che dobbiamo fare è sapere di che cosa ho bisogno, ovvero raccolta dei dati di riferimento, faccio un'indagine effettiva. Sapete qual è un'altra problematica che io ho riscontrato nel corso degli anni? È che molte volte, in particolare il settore dell'ospitalità, ma anche altri settori, è che effettivamente non conoscono bene la propria azienda. E questo è un male. Non conoscere la propria azienda. Ogni azienda ha dei limiti, ogni azienda ha dei punti di debolezza. E allora fare un'analisi, alcune volte non vogliono neanche esprimersi più di tanto, perché è come dire che mio figlio è un pochino, tra virgolette, ha dei problemi. Però prendere e assumersi effettivamente delle responsabilità e crescere su quelle responsabilità, su quei difetti, alcune volte potrebbe dimostrarsi come un punto di forza, d'accordo? Vi faccio un esempio. Un hotel lontano da ogni via di comunicazione. In realtà non è un hotel orientato verso il business, ma in realtà un hotel potrebbe essere un hotel orientato verso il relax, la pace, gli sensi. Qualche anno fa per qualcuno era la fine. Sto lontano dall'autostrada, ma meglio che sto lontano dall'autostrada. Si costruisce un altro mercato. Elaboro e confronto quelli che sono i miei dati. Devo riuscire ad avere, in qualche modo, dei dati ben fatti e ben strutturati, confrontarli ed effettivamente costruire il mio progetto. Definisco quelli che sono gli obiettivi da raggiungere in relazione alla misurabilità innanzitutto. Non è che posso dire da qui al prossimo anno io con il mio teatro voglio arrivare a New York. Penso che è insostenibile, no? Ma quantomeno dotarmi di una buona visibilità, questo deve essere il primo obiettivo.
successivamente posso in qualche modo arrivare a dire guarda, fatemi pensare. Vabbè, mi viene un obiettivo misurabile per il teatro. Quale potrebbe essere? Sì. Ok, nel senso. Il numero di iscritti alla scuola di teatro che è già aperto. Esattamente. Quindi questo qua potrebbero essere degli obiettivi raggiungibili. Non stiamo cercando di conquistare l'universo. Altro problema. Questo qua, vedete, strumento da utilizzare. Io voglio tutto. Tutto. Questo perché si vede il concorrente che fa un qualcosa. E allora subito si passa nel complesso di inferiorità e allora vuoi effettivamente anche tu quella tipologia di strumento. Poi alla domanda qual è il budget iniziano a cadere, perché è vero sì che sono strumenti gratuiti, alcuni, però esiste anche, sono strumenti di progettualità, il sito internet va costruito. Sì, ce ne sono strumenti gratuiti, però vi ripeto, quali sono i vostri obiettivi? Se io voglio raggiungere dei buoni obiettivi, solidi, ok? Devo per forza affidarmi a qualcuno che mi faccia o che mi costruisca in qualche modo il mio progetto. Ovvio che se voglio fatta una casa in legno e una casa in mattoni, fate voi quella che dura di più. Stabilire le tecniche e le strategie che vanno stabilite sin dall'inizio, perché successivamente anche un qualsiasi strumento che io vado ad integrare innanzitutto ha un costo, ok? Poi non è detto che subito riuscirete ad utilizzarlo e poi vanno fatti anche dei corsi di formazione per poterlo utilizzare. Non abbiamo la scienza infusa che nel momento in cui facciamo qualcosa riusciamo ad operare, anche perché non siamo tutti esperti di web marketing, d'accordo? Quindi chi si occupa effettivamente di un qualcosa, io penso che abbia preso il suo paletto e l'abbia conficcato per terra in maniera più profonda possibile. Allora quello che devo fare io è stabilire delle tecniche e delle strategie in primis, successivamente eventualmente integrarle, ok? Definire effettivamente quelli che sono i miei target destinatari. Questo perché alla fine il mio progetto prenderà forma proprio su di loro. Dopodiché, nel giro di qualche mese, nel giro di un anno, devo misurare effettivamente le performance. D'accordo? C'è qualche domanda? Nessuna? Magari dopo? Io devo stabilire quelli che sono i tempi, i modi e gli obiettivi. Ma cosa ancora più importante è che le strategie di web marketing, al di là dei tempi, dei modi e degli obiettivi, in sostanza si dividono in tre fasi. La prima è riuscire ad attrarre il mio cliente o prospect o lead. In sostanza questo significa che attraverso quello che faccio devo creare un progetto, alla fine un'entità progettuale, capace in qualche modo di attirare quelli che sono i miei prospect. I prospect sono potenziali clienti, ma in qualche modo anche divertire il cliente, quello che si chiama in qualche modo delle tecniche di retention, cioè delle tecniche di fidelizzazione del mio cliente stesso. E le tecniche di fidelizzazione, attenzione, non è che provengono solo ed esclusivamente da quello che riesco a fare sull'entità progettuale del sito internet. Allora la strategia mi dice, guarda che se tu vuoi utilizzare delle tecniche di retention, puoi utilizzare i social network in qualche modo. Perché, fate tesoro di quello che vi ho detto, viviamo nell'economia dell'attenzione. Quindi aggiornare in qualche modo i miei strumenti social
in maniera conversazionale alla fine, nel senso che riesco in qualche modo ad essere empatico verso i miei clienti, allora là sì, che in qualche modo ho trovato quello che è il quadro di lettura. E quindi devo riuscire in qualche modo a to engage, parlare con loro, partecipare. Eventualmente vendere prodotti o servizi, oppure, volendo, aumentare la richiesta delle informazioni. Ok? Se io non riesco in questi tre obiettivi, significa che devo ricontrollare qualcosa, in qualcosa ho fallito. Ma innanzitutto che cosa dobbiamo fare? Guardarci allo specchio e capire effettivamente i bisogni del mercato. Ok? Siamo sicuri che il tuo prodotto sul mercato regga? Oppure, se tu vuoi in qualche modo andare a competere con qualcuno, guarda che quello là ha fatto un grosso investimento, cioè basta guardare, no? Guarda che quello là è bravo, ha un brand consolidato, mettiti sul mercato, sì d'accordo, ma attenzione con gli obiettivi, perché questa persona qua, questo ente qua, questa istituzione, qualsiasi cosa sia, è da un po' che sul mercato. Quali sono i miei punti di forza e i miei punti di debolezza? Riuscire a distinguerli richiede in qualche modo sedersi a tavolino e pensare effettivamente. Solitamente si fanno opere di benchmarking in questo, vale a dire io mi siedo, guardo quelli che sono i miei competitor, dico caspita, io questo non ce l'ho, caspita, lui questo non ce l'ha però. E allora faccio gioco forza su questi tipologi di punti e cerco di puntare proprio su questo. Se so che però dai bisogni di mercato è emerso che in qualche modo può funzionare. Ok? È inutile, sì, questo non ce l'ho, però guarda che sei già fuori mercato. I rischi e le opportunità che io ho online, che sono tantissimi i rischi, ma sono altresì tantissime le opportunità. Secondo voi quali potrebbero essere i rischi di stare sull'online? Esattamente. E in qualche modo, se io non riesco ad avere un brand forte, io in qualche modo mi gioco tutta l'entità progettuale. Ci mettete un attimo. Avete visto il caso Barilla degli ultimi giorni? Di nuovo hanno messo Cotti in 90 minuti riferito all'Italia che ha perso. Sì, insomma si è scatenato. Era sui gay. Esatto, ora hanno quest'altro genialato. Allora, vedete, ci mettete pochissimo a rovinare un brand. Basta una parola sbagliata. Rumors. Sì, ma il punto... Questo scandalo di quella comunicazione sì. Della famiglia gay, sì. Della famiglia di tipo convenzionale, soprattutto la comunità di New York, che è quella di poi non so se questo si è tradotto in uno 0,001% in meno, o magari in uno 0,01%. So che hanno perso negli Stati Uniti, So che hanno perso parecchio. Resta il fatto che effettivamente i rischi del brand sono appunto legati alla possibilità di riuscire a banalizzare tutto il progetto. Però badate bene che se voi riuscite a creare, avete un prodotto che funziona, perché parliamoci chiaro, se io sono bravo in quel che faccio e lo comunico all'esterno, la gente si appassiona in qualche modo, ok, al mio brand, perché ho mostrato un lato umano, perché qualsiasi cosa vogliate. Nel momento in cui succede qualche danno, qualcosa al mio brand, sono loro che effettivamente mi proteggeranno. Questo è quel che si chiama essere effettivamente ambasciatore di brand. Un case è quello di Costa Crociere. Nel momento in cui è successo quel disastro, ok? Sulla pagina Facebook, tutti quanti a prendere le difese di Costa Crociere. Perché comunque ha fatto vivere delle esperienze
a tutti i loro clienti in maniera veramente eccelsa. E questo è degno di nota, e dobbiamo dirlo. Poi, chiaro, non hanno in qualche modo, spesso succede che nel web, se una persona combina un danno, viene identificato col nome del brand. Per Costa Crociere non è stato così. Hanno suddiviso Costa Crociere e Schettino. Ok? Viceversa, se il brand non fosse stato forte, non avrebbe avuto questa esposizione verso i suoi clienti, di sicuro sarebbe stata la fine. Mission e obiettivi. Qual è la mia missione? Ok? Che cos'è che devo andare a fare io nel mercato? Che cosa devo andare a fare? Mi devo guardare, cioè nel senso, l'ho puntato il mio mercato, so che cosa fanno, so che cosa voglio fare io. Spesso queste cose qua non si sanno, o non si trapelano, bisogna andare a scavare. E da lì definire quelli che sono gli obiettivi. Successivamente, ripeto, sempre un target, uno, due target di riferimento. Vado a segmentare quello che è il mio mercato online. In qualche modo io riesco a farlo, cercare di capirlo. Esistono degli strumenti che in qualche modo si adattano al mio piano. Riesco a fare delle ricerche veramente molto pertinenti. Se voi andate per esempio su Facebook, ok, volete mirare la vostra comunicazione, Facebook parte da una base di 26 milioni di utenti, ad esempio, d'accordo? Che sono tutti quelli che sono scritti in Italia. Ma voi potete fare una profilazione ad hoc, per interessi, ok? Che ne so, potete fare pubblicità, qual è un vostro competitor di teatro? Forte. Anche nel centro-sud. Spesso non si parla di competitor nel mondo del teatro, perché si pensa che ogni teatro abbia una propria peculiarità, quindi di fatto si è tutti competitor. Però per dire, a Lecce c'è sicuramente il teatro Corea, il teatro molto importante, e a Bari c'è il teatro Kismet, che è un altro teatro. Come? Kismet. Allora, di sicuro questo teatro Kismet avrà un suo brand forte, avrà una sua comunicazione online, avrà una pagina Facebook. Allora, io posso, in qualche modo, con Facebook, riuscire a raggiungere i suoi fan. Ok? Se il mio obiettivo è quello di attrarre gente profilata, chi meglio di andare, tra virgolette, a rubargli un mio competitor? Prima era difficilissimo, ora ci posso arrivare con una manciata di euro. D'accordo? Segmentazione. È importante che venga fatta, soprattutto in fase progettuale, anche se non voglio avere dei grossissimi esborsi di moneta. Quindi andare a dividere il mio mercato, in qualche modo a livello di anagrafica, geografico, per interesse, a livello di comportamento, cioè nel senso che cosa fanno le mie persone e come riesco io ad intercettarle. Ok? Una volta che sono riuscito, in pratica la segmentazione serve a farmi capire chi è il mio mercato. Perché se il mio mercato, per esempio teatrale, faccio un esempio, ci sarà un pubblico per il teatro sperimentale, ci sarà un pubblico per l'opera, esatto, per le fasce d'età, allora io in qualche modo devo andare a concentrarmi. E quando vi parlavo di profilazione, prima, io ho chiaro che non posso prendere tutto, perché sennò mi verrebbe un portale, non un sito internet, ma un portale. Allora devo andare in qualche modo a profilare. E se riesco a capire chi è il mio mercato, da dove viene, chi sono e come si comportano, allora riesco a costruire anche la mia strategia di contenuti. D'accordo? Chi sceglie, chi potenzialmente potrebbe scegliere te? Sì. Cioè scegliere per essere scelto. Sì, scegliere per essere scelto. Questa cosa quando andiamo per esempio al supermercato, qualcuno si rifà alla percezione che ha sul brand, qualcuno si rifà al prezzo, d'accordo? Qualcuno va a cercare il giusto compromesso. Ok?
Qualcuno inconsciamente non lo sa che per esempio è più attratto dal rosso, qualcuno non sa che per esempio il celeste, e soprattutto nei prodotti finanziari, è quello che ispira più fiducia e credibilità. Ok? Quindi che cosa dobbiamo fare? All'interno della targetizzazione, conoscere i clienti o potenziali. Costruisco quello che è il mio progetto web, mi promuovo attraverso i social network, cerco di creare queste tecniche di partecipazione all'interno dei social e cerco eventualmente di fare una strategia di customer care nell'eventualità si tratta di, che ne so, servizio ticketing per il teatro, lo utilizzo attraverso Twitter, sto parlando per assurdo, chiaramente penso un po' più là, però si potrebbe fare tranquillamente un servizio clienti attraverso Twitter. In qualche modo, quello che ci siamo detti poc'anzi, com'è che io riesco a targetizzare? Beh, attraverso innanzitutto le strategie di ascolto, ma poi devo in qualche modo riuscire a monitorarli, fare dei sondaggi online, ok? Riuscire a capire quelli che sono i trend, esistono degli strumenti. Se io avessi avuto un sito internet con un sistema di analytics, io da là potevo fare le mie valutazioni. Andavo, aprivo l'analytics e cercavo di capire effettivamente, guarda che qua stai sbagliando, guarda che qua funziona così, guarda che questa pagina qua è poco da appeal, perché è così che si cresce, monitorare per migliorare. Quindi i sistemi di analisi sono molto importanti. Se io so che, per esempio, parlo per assurdo, non sono un esperto di teatro, se io so che la pagina del... me la dite una cosa che fate? Come attività, sì, quella che ti viene in mente. Improvviva? Se io so che la pagina improvviva, voglio capire che cosa succede all'interno di quella pagina e vedo che, per esempio, negli analytics c'è una frequenza di rimbalzo, vale a dire che le persone arrivano su questa pagina ed escono direttamente, e allora devo riuscire a capire il perché, che cosa fanno le persone, perché vanno via. Eppure io so, sono sicuro, convinto che questo va più che bene. Di sicuro sto sbagliando strategie di contenuti, devo andare a modificare qualcosa. Oppure se io penso, guarda tu quante caspita di persone mi entrano in questa pagina, eppure richieste non me ne arrivano. Com'è possibile? Guarda, non te ne arrivano perché gran parte delle persone che vanno via effettivamente si sentono un pochino perse all'interno del tuo sito internet. Quindi la pagina non è quella che, come si chiama in gergo, user friendly. D'accordo? Inserisci, inizia con inserire una chiamata all'azione, richiedi informazione ad esempio, ok? Sono alcune volte dei dettagli, delle piccole banalità, ma che aiutano tantissimo. Allora ecco perché c'è assonanza in qualche modo tra web, hospitality, turismo e tutte queste cose legate in qualche modo agli aspetti sociali, perché il dettaglio fa la differenza. Soprattutto in particolare... per quanto riguarda gli e-commerce, addirittura ci sono degli studi su del posizionamento dei bottoni, ok? Dove mettono un po' più su, un po' più giù, e i contatti sempre a destra in alto, il logo sempre in alto a sinistra o in basso a destra per le comunicazioni importanti. Cioè, sono una serie di informazioni che io comunque, unisci un dettaglio, ne unisci un altro, ne unisci un altro ancora, fanno in complesso il tuo brand, ok? Come? Alcuni di questi strumenti di analisi. Guarda, io ho fatto un'analisi sul vostro sito, ma ImprovvisArt non ha un sistema di analisi, purtroppo. Il sito deve avere il suo proprio sistema di analisi. Che alla fine non è altro che un codice che viene inserito, dopodiché si apre un altro strumento, Google Analytics, e tu da là potevi avere contezza di alcune informazioni molto importanti. Abbiamo un sistema interno, il sito. Ah, pure. Ah, avete un sistema che si chiama ShineStar. Non lo so come si chiama, solo perché ogni tanto posso controllare alcuni dati con il numero delle frequenze che
Ecco, esatto, però questo qua non rende giustizia, nel senso che io posso sapere effettivamente quante persone entrano, ma non posso sapere come si comportano all'interno del sito internet. Mentre per questo altro strumento, che comunque è gratuito, io lo posso sapere. Posso sapere da che pagina entrano, da che pagina escono, quanto stanno sul sito, se il mio sito ha appeal. Quindi, cioè senza che l'utente esprima un giudizio. Sì, lascia con una traccia che quindi riesce a leggere. Poi sì, riusciamo a vedere da quale parte del mondo si collegano e da quale sito arrivano al nostro, il numero di visite. Sì. Però la permanenza sulla pagina in termini temporali non E questo è importante, come è importante la frequenza di rimbalzo. Questo è molto importante. In questo caso noi dovremmo dire per esempio il nostro webmaster di... Senti, me lo installi il codice Analytics? Basta. Nel giro di 24 ore è già operativo quello là. Inizia a raccogliere i dati, poi fa dei... passato un mese fa delle analisi mensili. È molto importante, è potente ed importante. UGC. Gli UGC, sapete chi sono? Tutti noi. Cioè siamo coloro che sono abilitati a produrre dei contenuti. Infatti dall'inglese l'acronimo significa User Generated Content. C'è la possibilità che abbiamo ognuno di noi di produrre contenuti. E questi contenuti che loro veicolano online in termini di post, video, fotografie, commenti e recensioni sono delle informazioni valide. Tutto ciò che mi viene pubblicato, io devo cercare in qualche modo di filtrarle e fare una raccolta dati. Qualsiasi informazione mi capita. Quante volte riusciamo, usciamo e parliamo e magari, caspita, questo non ci avevo pensato, ma molte volte io posso andare a vedere effettivamente quello che gli utenti dicono a proposito di un qualcosa su una qualsiasi piattaforma online e cercare di costruire dei miei contenuti, una struttura ad hoc. Allora, qualcuno di voi, abbiamo già parlato in qualche modo del brand, dell'importanza che ha questo brand nell'essere, per essere ricordabili. È molto importante. Innanzitutto il brand che cosa fa? Richiama la filosofia dell'azienda. Se è un qualcosa di strutturato, di fresco, di bello, è chiaro che brilla di luce propria, ma se è un qualcosa che in qualche modo è lasciato a sé, abbandonato, approssimato, quella è la percezione che io avrò. È molto importante il brand, molto importante, è la presentazione che io ho, che poi che qualcuno è bravo, nessuno lo mette in dubbio, ma io, oggi viviamo nell'epoca in cui i primi 30 secondi sono quelli che contano. E se io devo instaurare dei rapporti con qualcuno, l'immagine purtroppo, volenti o dolenti, è importante. Allora, il brand in sostanza non è altro che la nostra filosofia aziendale. Chi siamo e dove vogliamo andare? È molto importante perché in qualche modo dà anche garanzia dei nostri prodotti, dei nostri servizi e di tutto ciò che noi vogliamo fare. Definisce quella che è un'identità aziendale. Il brand inoltre ha anche capacità di gestire delle critiche attraverso il customer care. Occhio che critica non significa soltanto, non è solo in un'accezione negativa, come molti possono pensare, ma la critica è, vabbè, a livello teatrale lo sapete meglio di me, ma anche a livello di brand, cioè la critica è quello che effettivamente dicono, che è positivo o negativo. La capacità, in qualche modo, che il mio brand ha di riuscire a vendere, la tipologia di appeal che riesce a generare. E in qualche modo il brand fa anche il prezzo. Io non mi posso presentare con... mi presento male e vendo alto. Avete capito che disparità esiste? Ma tu chi sei? Questa è la domanda. Chi sei tu per vendere così alto? Io non ti conosco, sei appena entrato nel mercato, tra l'altro ti presenti anche male. Chiaro che sei già fuori mercato. O sei fuori mercato a livello di comunicazione, o sei fuori mercato a livello di prezzo. Quindi è giusto che vi sia un giusto compromesso.
spesso i giusti compromessi, aprendo una panoramica in qualche modo aziendale, va fatto dall'analisi dei costi, ok? Perché chiaramente le strategie di pricing si basano anche su quello, sul prezzo all'entrata. È chiaro che il brand poi bisogna stabilire qual è il nostro stile di comunicazione. In gergo si chiama tone of voice. Com'è tone of voice? Tono di voce, esattamente. E quello devo mantenere. Perché altrimenti rischio di fare che cosa? Di disorientare il mio pubblico. D'accordo? Vi faccio un esempio. Se io ora sto parlando in un determinato modo, a voce medio-alta, esco, entro e faccio il pazzo, è chiaro che il mio tono di voce cambia, muta. E voi che cosa perciperete? Che il brand Giovanni Cerminara è un pochino schizofrenico, d'accordo? Un po' instabile. Allo stesso modo deve essere percepita quello che è il brand aziendale. Se io comunico in un determinato modo, e voi lo vedrete nel momento in cui sperimenterete delle azioni di rivolte alla partecipazione sui social network, che nel momento in cui ti do del tu, tu comunichi su Facebook e inserisci del tuo, d'accordo? Seguendo delle linee guida e bla bla bla, poi comunica la signora, vedete che c'è un diverso appeal. Nel senso, se la gente è abituata a come comunichi tu, dopodiché noterà la differenza di come comunica la signora. Ok? Può succedere che le prime due o tre volte gli va bene, perché magari effetto coda si prende qualche like in più, ma subito dopo, se non è sostenuta oppure se è approssimata, la gente lo capisce, in qualche modo lo percepisci. Quindi è molto importante il segno estetico, che in sostanza racchiude quello che è il logo, il nome, i colori e lo stile. È questo che dà il là alla nostra comunicazione. Se volete possiamo fare una pausa. È volata già un'ora. Dunque, è molto importante, per esempio, per chi si trova a lavorare in dei contesti aziendali, capire come si muovono i miei competitor, quindi quello che si chiama benchmarking, cioè nel senso avere un confronto diretto o indiretto con quelli che sono i miei competitor. Attenzione che esistono all'interno di questa fascia non solo quelli diretti, ma esistono anche quelli che potrebbero essere chiamati prodotti sostitutivi. Ok? Che non hanno le stesse caratteristiche della mia entità aziendale, ma che in qualche modo rosicchiano parte del mio mercato, del mio fatturato. Ok? Quindi è molto importante riuscire a capire come ci si deve muovere oggi nel mercato, sia reale sia, meno male, virtuale, anche se ormai le contaminazioni sono quasi uniche. Per quanto riguarda il web, quello che devo andare a capire, effettivamente, se Pinco Pallo è forte, com'è che viene ricercato sto tizio, questa azienda? Fammi un po' andare a guardare. Compagnia teatrale a Lecce. Voi siete una compagnia teatrale, vero? Ma è anche compagnia? Non proprio una compagnia. Non proprio una compagnia, ok. Allora, andrò a fare delle ricerche su territoriali. In generale ci si muove con territorio, macroterritorio, regione, nazione. Chiaro che per arrivare alla nazione bisogna investire tantissimo, cioè bisogna avere una portata a livello di comunicazione che comunque coinvolga diversi media. Quella, una tecnica che rientra è quella della cross multimedialità, ovvero cross media, e chi più ne ha più ne metta. E come sono posizionati online?
Solitamente la migliore cosa a cui bisogna aspirare è almeno alle tre prime posizioni sui motori di ricerca, alle prime tre posizioni. Questo perché, almeno per quanto riguarda il mercato dell'hospitality, generano dei fatturati che arrivano anche al 20% in più, essere tra le prime tre posizioni. Ma è un indice di visibilità, d'accordo? Essere tra le posizioni, diciamo tra le prime parti, nella prima pagina, in qualche modo che cosa crea? Crea una sorta di trust, di fiducia agli occhi delle persone. Qualcuno dice che trovarsi nella seconda pagina di Google in qualche modo significa essere morti, d'accordo? Altri esperti dicono che non avrebbe più senso inserire le altre pagine di Google, d'accordo? E tu come stai messo effettivamente? Come sei posizionato online? Com'è che ti cercano le persone? Se ti cercano? Quindi vai a fare, ti apri un foglio Excel e vai a fare la disamina di come sei ricercato nell'online. È consigliabile fare dall'analisi di benchmarking una lista degli errori che si stanno commettendo ed eventualmente cercare di capire quelle che sono le migliori strategie da poter adattare. Non copiare, attenzione, adattare in relazione anche alla tipologia di budget che noi abbiamo. E poi è giusto comunque learning by doing, oppure imparare dai propri concorrenti, che spesso c'è qualcuno che chiaramente è molto meglio posizionato di noi, vuoi per un modo, vuoi per un altro, ma comunque è giusto che ci si impari, cioè si impara qualcosa. Gli obiettivi. Vado a definire, faccio anche qui una sottocategorizzazione di obiettivi. A breve, medio e lungo termine. Allora, quello che dovete pensare è che comunque non si tratta di a livello aziendale dove uno va a fare un business plan e ti dice guarda che il ritorno degli investimenti ce l'avrai a 5 anni, a 6 anni, a 10 anni. D'accordo? Innanzitutto definiamo il concetto di ritorno sugli investimenti per quanto riguarda il web. Tutti ne parlano, spesso ne parlano, ma c'è innanzitutto un qualcosa che va chiarito, che è un indicatore finanziario innanzitutto. D'accordo? Un indicatore finanziario significa che ad A corrisponde B, nel senso che io ho dei costi, suddivisi gli investimenti, vado a fare quelle che è la mia percentuale di ritorno sugli investimenti, quanto effettivamente mi è ritornato dell'investimento che ho fatto. Sul web è un po' più complesso andarlo a stimare, d'accordo? Perché è giusto che a livello matematico io posso, attraverso gli strumenti, sapere effettivamente quanto un sito web mi produce, d'accordo? Ma io non posso andare in qualche modo ad identificare quella porzione di ricavo che mi proviene dal brand. Per spiegarmi meglio, quando una qualsiasi azienda pone un 6x3 per strada, loro non sanno quanto caspita gli è ritornato da quella pubblicità e non lo sapranno mai. Sì, sì, abbiamo ricevuto telefonate, sì, qualcuno ha acquistato, ma tu sei sicuro che proviene da quello? Potrei essere pure io che sono venuto qua e ho detto oh, vai da quello che... E nel frattempo c'era il cartellone. Però sul web io questo lo posso, sul sito internet questo lo posso misurare. Non posso misurare il ritorno sugli investimenti delle strategie social, perché là non si parla di ritorno sugli investimenti, ma dovremmo parlare di ritorno effettivo sull'engagement, sulla partecipazione. Vale a dire, tutta la comunicazione che io vado a proiettare sui determinati canali come Facebook, nel momento in cui la pubblico, quanta gente effettivamente partecipa alle discussioni? Cioè riesco a creare attenzione io intorno al mio brand. Ok? E lo posso misurare attraverso il numero dei like, attraverso la portata, perché quello mi dice la portata che ho avuto. Facebook, nel momento in cui pubblico qualcosa, mi dice, non il profilo personale però, la pagina, mi dice guarda che tu con questa foto che hai postato hai raggiunto 1200 persone. Di 1200 persone, 100 ti hanno messo like. D'accordo? E questo è importantissimo. Sì. Che valore ha questo like? No? Mi arrivano, ad esempio, inviti a me
esatto, no, vabbè, sulle pagine sarebbe. Bella domanda. Però cioè, a me non mi interessa. Cioè io metto mi piace perché mi è invitata. In qualche modo si è fatta. Posso darti tu? Come no? Ti sei fatta la domanda e ti sei data anche la giusta risposta, nel senso che anche quando invitiamo qualcuno sulle pagine, ok, non ha senso. Non ha assolutamente senso, perché quella gente, come dice la signora, non è interessata. Quindi che cos'è? È un like in più. Punto. Allora l'obiettivo, prendiamo quindi un po' un'altra strada che è relativa ai social, l'obiettivo non è quello di incrementare i fan, ma è quello di incrementare la partecipazione, il ritorno sulla partecipazione. Il ritorno della partecipazione, sapete quando è che ce l'ho? Quando tutto il target è profilato, quando è effettivamente interessato a quello che dico e a quello che faccio. Guarda, ho 20.000 post, ho 20.000 fan. Sì, quando pubblico un'immagine però raggiungi solo 10 mi piace su una fotografia. Significa che tutto ciò che hai, ok, o li hai acquistati, perché si possono acquistare i fan, ok, oppure hai fatto questa stratagemma qua, nel senso, metti mi piace sulla mia pagina, metti mi piace sulla mia pagina. Allora io dico, ok, che nel momento in cui crei la tua pagina, quelle 10-20 persone le puoi pure invitare, amici tuoi, i quali ti aiuteranno all'inizio, metteranno un mi piace, dopodiché devi grattarti la testa e capire come devi fare. Ed esistono delle strategie, in primis offline, vale a dire cerchi di coinvolgere le persone dall'offline all'online. Le locandine, in questo caso, avrebbero un senso, d'accordo? Però che cosa devo fare? Devo dare un collante. Quel collante alcune volte sono delle promozioni, degli sconti, insomma, un valore aggiunto devo dare nella mia comunicazione, se voglio in qualche modo riuscire a portare le persone da una parte all'altra e a farle partecipare. Chiaro che queste persone devono far parte almeno di un gruppo di interesse. Ripeto, che ci si muove non su degli strumenti tecnici, ma ci si muove all'interno di gruppi sociali. Se voi da domani siete interessati al social media marketing, al web marketing, andate a cercare voi determinate informazioni. Ma che io pubblico sulle vostre pagine, guarda com'è fatta sta strategia, leggiti sto pezzo, a voi vi interessa tanto e non quanto, perché non siete spinti dalla passione, d'accordo? Vado a definire quindi quelli che sono gli obiettivi a breve, a medio e a lungo termine, ok? Per quanto riguarda sia il sito internet, ma in realtà tutto il nostro piano di strategia, la nostra strategia di web marketing e di comunicazione deve essere orientata in questi termini. I quali devono essere, innanzitutto a breve termine devo dire, guarda che io nel brevissimo termine voglio avere una buona comunicazione. D'accordo? Una buona comunicazione significa che deve essere tutto, deve seguire tutta una stessa linea comunicativa, con dei colori di bandiera, con uno stesso font, con un sito internet che abbia un layout fresco. Obiettivo a medio periodo, in qualche modo riuscire ad incrementare la mia base di email, ok? Faccio un esempio, poniamo che nel mio progetto voglio incrementare il mio database email, ok? A quale poi dovrò veicolare delle comunicazioni, le direct mail marketing. E allora là devo capire che cosa devo fare. Okay. Obiettivo a lungo termine potrebbero essere la conversione, che potrebbe essere la richiesta di informazioni piuttosto che un acquisto. Più in là magari apriamo un e-commerce su dei prodotti teatrali. Ok? Chiaro, come dicevo prima, come devono essere gli obiettivi? In qualche modo devono essere dettagliati, realistici, quantificabili in ordine gerarchico e temporale, cioè nel senso fatevi una mappa mentale, è questo l'obiettivo, e non sparare, avere le idee chiare aiuta sia voi nel vostro progetto, sia chi deve effettivamente realizzarlo. E soprattutto misurabili e compensabili in qualche modo, cioè nel senso devo riuscire a compensare il mio progetto attraverso i miei obiettivi.
quello che bisogna sapere è che innanzitutto l'epoca in cui ci troviamo oggi ci vede all'interno di un mercato globale. Tutti ci osservano, tutti ci guardano. E le persone, quello che vi dicevo prima, sono consapevoli di quello che fate, di quello che fate e di quello che vogliono. E sono alla ricerca, tant'è che se ne dica, chi deve togliere i soldi vuole un po' di qualità, ok? Vuole garantita la qualità. Sì, è giusto, qualcuno vuole dire il prezzo, vuole risparmiare, ok? Ma alla fine, se uno vuole risparmiare, ha quel che si merita. Sarete sempre frustrati da un prodotto che comunque è elemosinato. Sempre. Contesto socio-economico in cui viviamo. Sapete in che contesto in qualche modo economico viviamo? Viviamo nell'epoca che si chiama in qualche modo della long tail. Ok? Avete mai sentito parlare di questo concetto? Long tail? Di Chris Anderson. In pratica ci muoviamo, questo è un asso cartesiano. Ok? Una curva. D'accordo? In matematica questo si chiama asintoto, nel senso che non arriverà mai a zero. Perché non arriverà mai a zero? Perché in qualche modo ci troviamo su una linea di profitto. Nel senso che paradossalmente nessuno arriverà mai a zero. Ok? Significa che il mercato è altamente competitivo. Quindi, originariamente, che cosa succedeva? Che io ero un unico player di mercato e guadagnavo 100. Ok? C'era scarsa informazione pure, non c'erano gli strumenti web. Ok? Successivamente è iniziata la concorrenza. Quando aumenta la concorrenza, chiaramente che cosa significa? Che il fatturato scende, è ovvio che scende. D'accordo? Quindi vanno 90, 80 e così via. Quindi ci muoviamo all'interno di un mercato che ogni giorno rosicchia. Quello che vi dicevo prima pure, nel senso ci sono anche dei prodotti sostitutivi che voi dovete tenere in considerazione. Non soltanto i vostri player diretti. D'accordo? Che cosa significa questo? Che a livello di fatturato è aumentato, ma sono aumentati anche via via anche i player. È aumentata questa massa di mercato. D'accordo? Ma allo stesso modo funziona anche per quanto riguarda i termini di ricerca. Non so se riesco a farvi passare questo collegamento. La gente cerca in maniera sempre più dettagliata. Vale a dire che se prima qua cercavo offerta teatrale, oggi non cercherà solo offerta teatrale, a cui corrispondeva un valore 100 perché eri l'unico player, ma oggi vi dovete posizionare su determinate fasce di mercato. Ciò implica che se per esempio a questo valore di prezzo mi corrisponde 90, significa che la mia keywords di ricerca sarà offerta teatrale, non lo so, ditemene una, particolare, teatro sperimentale, ok? Significa che la gente non ricerca più solo questo, ma io devo essere ricercato anche su questo, sotto questo punto di vista, anche sotto questo punto di vista. La cui somma totale di fatturato, in teoria, mi dovrebbe ridare lo stesso valore. O almeno valori elevati. D'accordo? È questo l'obiettivo. Quindi più sono ricercabile, più io riesco a muovermi in questa, quella che si chiama massa di mercati. Significa che io ne ho intercettati qualcuno. La gente è consapevole, per questo motivo qua, fa delle ricerche specifiche su quello che vuole. E queste ricerche specifiche le fate anche voi, giorno per giorno. Quindi un altro consiglio che vi do è di, in qualche modo, abbandonare quello che fate, guardare dal di fuori e in qualche modo paragonare al lavoro che fate. Nel senso, in qualsiasi cosa, in qualsiasi contesto voi muovete, fate gli stessi procedimenti. Acquisto di un'auto, acquisto del caffè, qualsiasi cosa. Allora, su questo dovete concentrarvi. Non esiste soltanto più, per esempio, l'offerta teatrale, ma ci sono tante sfaccettature. Ma voi dovete essere bravi ad essere ricercabili e a presentarvi bene.
Quindi tutto è concatenato. Se io voglio essere effettivamente quello che si chiama branded theater, voglio essere ricordato, io devo avere tutte le carte in regola per farlo. Ok? E devo utilizzare effettivamente dei nuovi strumenti. In teoria, nel momento in cui si cresce, c'è una politica di espansione che viene fatta, ci si dota di un ufficio di comunicazione che in qualche modo si occupa di quello e quale deve essere in qualche modo attento anche ai nuovi strumenti. Questi nuovi strumenti, in qualche modo, quali sono? Li utilizzate ogni giorno. Sono i siti responsive, quelli che si adattano a tutti i dispositivi. Ok? Le ultime tendenze dimostrano come Google apprezzi molto i siti internet in responsive design, vale a dire quei siti che si adattano, giri il monitor, si adattano alla piattaforma, prendi il cellulare, si adatta alla piattaforma, ok? Se uno deve fare... Come? Senza bisogno di un'applicazione. Anche là bisognerebbe aprire un'altra parentesi. Allora, quello che voglio dire è che bisogna in qualche modo stare, ci vogliono, sì, è chiaro, sono degli investimenti, uno dice parli, sì, stai parlando, però alla fine mancano i soldi. Però alla fine è vero che se uno ci crede in quello che fa, in qualche modo ci deve investire. Allora, io penso che sia questa la vera diatriba. Ci credi o non ci credi? Io ci credo. Perché so, perché vedo risultati, ci sto sul pezzo, quindi so come funziona, ok? Però il rischio qual è? Rischi di essere fuori mercato, rischi di non avere appeal, rischi che arriva a pinco pallo da un giorno all'altro, che nel giro di 4-5 mesi ti spazza via. E questo è dovuto anche a questo, nel senso non riuscire a comunicarsi. D'accordo? E questo è molto importante, molto importante. Si deve specializzare, cioè si rischia di fare un disastro nel momento in cui si vuole trasformare all'improvviso. Ma non è facile, ma non è, cioè, non si tratta di non si tratta di cambiare, ma in qualche modo di enfatizzare, cioè di dare il giusto lustro a quello che faccio. Esatto, cioè nel senso, se io faccio un esempio, se io al momento ho una compagnia teatrale che si presenta male, ok? Si presenta male, voi dell'immagine ne fate il vostro mestiere, giusto? Però di immagine effettivamente poca se ne vede. Io vedo tutto ciò che ha a che fare con le comparizioni dei personaggi pubblici e effettivamente di comunicazione non fanno nulla. E quindi si pretende spesso di essere contattati quando effettivamente a livello di comunicazione non ci siamo. È la stessa cosa di quando uno vuole andare in vacanza. Tu vai in vacanza, d'accordo, vuoi andare in vacanza, ma vai a vedere quello che ti ispira più fiducia. Quello che ispira più fiducia, quello che sta sul pezzo, che sta sul mercato. E questo è importante. Poi dipende dagli obiettivi che uno ha. Ok? Però non bisogna mai, in qualche modo, non pensare di essere soli sul mercato, non pensare che un domani qualcuno può venire a far qualcos'altro, perché sarebbe veramente molto presuntuoso e ci si potrebbe far male. Quello che bisogna costruire in sostanza è elementi di marketing, elementi di vendita, elementi di customer relationship, nel senso riuscire a parlare con la propria clientela, in qualche modo entrare a contatto a pieno titolo, anche online, su diversi strumenti, strumentazioni. Ok? Questo marketing multilevel si chiama così. Che poi, guardate che non la vedo questa grossa complessità io, in sostanza.
Io penso, no, come per esempio, quando ci si presenta, no? Quando si va da una qualsiasi parte, quando si prepara uno spettacolo, in qualche modo tu ti allinei a uno spazio scenico, non lo so, ad un contesto, cerchi di creare perfettamente la tua misura, ok? Perché le persone che devono percepire il messaggio che stai dando in qualche modo deve essere di qualità, ok? Allo stesso modo avviene oggi nella promozione e nella commercializzazione. Se io offro fiducia in quello che do, allora ho qualche chance. Viceversa, se faccio un pochino zoppico, traballo qua, traballo là, diventa un po' rischioso. Quello che vi dicevo, in sostanza, se io ho nozioni comunque di marketing, mi guardo intorno anche, mi guardo intorno, perché il benchmarking, attenzione, non è che viene direttamente soltanto con le altre compagnie, io posso andare a prendere anche da altri settori, ok? Da tantissimi altri settori. Questa parolina qua, il marketing inbound, cioè nel senso quello che riusciamo a farci da noi, è meno costoso di quell'outbound, nel senso di quello che ci viene dall'esterno perché dobbiamo pagare profumatamente, ma bisogna lavorare 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con costanza. Ed avere quel grado di creatività che vi posso assicurare che a voi non manca. Al teatro non manca la creatività. E voi pensate, quella tutta la creatività che mettete la trasformate in una forma di comunicazione per l'online. Avete fatto il botto veramente, nel senso che riuscirete in qualche modo ad andare verso grandi volumi di ricerca soprattutto. Perché la creatività è un altro collante importante oggi, essere creativi. L'engagement avviene attraverso questo. Non avviene attraverso il fatto che mi stai comunicando che domani c'è lo spettacolo. Innanzitutto fammi ricordare di te, in un modo giusto, che a me diverta. Così che nel momento in cui mi pubblico un qualcosa di creativo sul tuo prossimo evento, io ci vengo col sorriso in bocca. Così funziona sia per i teatri, sia per i prodotti turistici, sia per qualsiasi altro brand. Ecco perché dico io, non vendete sui social network, cercate di creare partecipazione. La partecipazione poi, di conseguenza, aumenterà il vostro fatturato. Ci sono anche degli studi che lo dimostrano, che a un brand forte corrispondono fatturati forti. A brand deboli corrispondono fatturati deboli. Se nessuno ti conosce. La domanda, perché comunico online? È una domanda banale, ma è che io spesso, ogni volta che la faccio, mi guardano come se stessi domandando veramente risolvimi l'integrale indefinito. Cioè, nel senso, perché comunico online? E poi? Per creare relazioni sarebbe la giusta domanda. La giusta risposta, scusate. Io devo creare relazioni oggi. In teoria, tecnicamente, possiamo dire che voglio vendere online, voglio acquisire lead. Lead significa nuove persone. Voglio sviluppare la notorietà del mio brand. Voglio informare l'utente, voglio persuaderlo. In teoria sono una serie di caratteristiche, che in teoria devono essere trasversali al mio progetto di web marketing. D'accordo? Qua ho sbagliato, avrei dovuto mettere questo davanti. Cioè, brand awareness il primo. Brand awareness significa notorietà del brand. Altra caratteristica tecnica, Google in primis apprezza moltissimo quei brand che sono noti, vale a dire quelli che riescono a costruire una propria identità sana, d'accordo?
Infatti ci sono delle strategie che si chiamano link building, link popularity, ovvero anche cocitazioni, qualcuno mi nomina, significa che il mio nome sta girando o che ci sono dei link che puntano verso il mio sito internet. Ok? Molto banalmente, perché poi anche qua bisognerebbe aprire un'altra parentesi di quello che è successo e che sta succedendo. E anche questa, la persuasione. La persuasione non sono altro che elementi visivi che io ho. Come mi presento sempre, ritorniamo sempre là. Che cos'è che non va? Riesco a persuadere qualcuno? Obiettivamente, nel momento in cui con la mia società, per esempio, facciamo qualche progetto, no? Per esempio su internet di comunicazione, io metto sempre tre tipologie di soggetti. Uno è mio padre, utente medio, basso, non è che ne capisce tanto. Mia sorella, medio, e poi chiedo a qualche mio collega come lo vede il progetto. Solitamente mi baso molto su quello che dice mio padre, nel senso che guarda che è scritto piccolino e io non ci vedo. Ok? Mia sorella è un utente un po' più avanti e mi dice io non riesco a comprare, a fare nulla qua. Metterei questo pulsante qua, dopodiché si fanno delle valutazioni. I colori sono molto importanti, d'accordo? Molto importanti i colori. Per esempio il bianco all'interno del sito internet, come per il design, ok? Il bianco all'interno del sito internet dà molto spazio. Provate a inserire un colore nero, ok? Sì, fa molto di moda. Però dipende com'è, nel senso, i colori bianchi, per esempio in Cina va molto il rosso. Il colore bianco è un colore considerato funebre in Cina. Infatti molti dei siti sono fatti con colori diversi. Creare un sito web community oriented, che ho scritto qua. Cioè nel senso che deve avere la possibilità in qualche modo di creare una community all'interno del mio brand. Ma lo posso fare solo e esclusivamente se ho utilizzato quelle giuste tipologie di comunicazione all'interno dell'intero progetto. E per generare lead l'importante è sensibilizzare i miei utenti a far qualcosa, a dare delle giuste informazioni, chiare, accattivanti, tali che possono favorire anche il passaparola. D'accordo? Informare e spesso formare anche il mio potenziale cliente. Un'altra cosa su cui io presterei attenzione è che oggi il passaparola, purtroppo, per chi non è ben presente online, non è dato da gente come mio padre. Mio padre lo può dire a mia mamma lo può dire a mia zia. Il fatto è che spesso non consideriamo il fatto che ci sono i digital natives, che sono i vostri figli, che stanno sempre con questo maledetto cellulare in mano. Scattano, fanno, ma pure tra di noi, no? Ci stiamo sempre col cellulare, scattiamo foto, cose così si parte. E questo alimenta questo passaparola e in qualche modo fa condividere anche il vostro brand da qualsiasi parte. Ecco perché utilizziamo Instagram. Ok? C'è quello che si chiama in psicologia, in qualche modo, riprova sociale. D'accordo? Io devo far vedere a tutti i costi, ostentare dove sto. E che è molto importante. E io devo dare il giusto peso, il giusto valore a questo. Devo creare i giusti presupposti affinché nel momento in cui qualcuno condivide, possa condividere all'interno dei miei canali. Per esempio, per assurdo, se io creo una locandina dicendo condividi, c'è questo sistema ora dei selfie, ok? Fatti un selfie all'interno, non lo so, da qualsiasi parte, sconto per venire a teatro. No, per assurdo, ma non lo so, se magari ho detto pure una sciocchezza. Per dire, sulla pagina Facebook, e avete 889 likers. Quindi significa che con una foto hai raggiunto quasi la totalità.
e ci avete messo la faccia. Non avete utilizzato contenuti di transazione. Non avete utilizzato contenuto di tipo broadcasting ad antenna. Ecco quello che funziona, vedete? Metterci la faccia, essere empatici. E questo è quello che funziona. E che vi dà ragione. Il vostro progetto, affinché generi lead, riesce ad intrattenere, fateli queste valutazioni nel momento in cui io ho la bozza. Brand awareness. Molto delicato come argomento. Nel senso che si parla innanzitutto di consapevolezza del proprio brand. Chi siamo? Cosa facciamo? Dove vogliamo andare? E le persone come ci considerano? Loyalty. Riusciamo a stabilire la fiducia con i nostri potenziali clienti? O in qualche modo non è d'appeal il nostro brand? È il brand reputation, abbiamo parlato tutto il pomeriggio. Qual è la reputazione che abbiamo? Ok? Anche se qua bisognerebbe fare dei richiami effettivamente al concetto di comunicazione del brand. Qui ho scritto che chi ben comincia è a metà dell'opera. Ed è proprio vero. Nel senso, se io ho già le idee chiare e tutto quello che ci siamo detti è in linea con la nostra entità progettuale, allora sì, di sicuro otterrò dei risultati. Allora, aver ben chiaro che cosa dovrò fare e quale tipologia di strumenti, che alla fine va racchiuso all'interno di un web marketing plan. In che modo bisognerà compiere determinate azioni, in particolare all'interno dei social network. Il costo che avrà ogni azione. Quindi se io so perfettamente quanto mi costa, allora decido no, questo no. Questo è un obiettivo che allora potrò fare a lungo termine. E soprattutto misurare la tempistica. In quanto tempo? Ok? C'è qualche domanda? Senti, cosa di più specifico tu sai quello che vesti? Tipo? In caso nostro, insomma, possono essere più attraenti per chi vuole appunto essere, avere più grip su chi fa turismo, che si affaccia magari al contatto con un'azienda che produce spettacoli, piuttosto che fa... Guarda, nello specifico... Ti riferisci diciamo, a società simili alle vostre che si presentano in maniera adeguata? Non ho capito. No, cioè come fare per un'azienda, un'associazione, una compagnia che fa spettacolo ad attrarre clienti dal settore turistico? Allora, innanzitutto bisognerebbe... Non so se la cosa è un po' interessante. Sì, ma penso che sì. Innanzitutto bisognerebbe ben presentarsi. Faccio un esempio. Io sono, anche te l'ho detto, mi pare che l'ho detto, mi presento alla Proloco, vado molto a guardare questa roba qua. Ma tutti i ragazzi, penso, della mia età, no? Si fidano di un qualcosa che è presentato per bene. Perché, vi ripeto, quando spendi dei soldi presti molta attenzione a molte cose. Di Sant'Andrea, un paesino vicino, 6 km. Presti molta attenzione, quindi la notorietà del brand che ho, poi vado a vedere effettivamente dove sono state fatte determinate esperienze e che risvolti hanno avuto. Un dicono di noi, faccio un esempio, no? Molto importante, la realizzazione di video che devono essere ben accattivanti, non fatti giusto per dire sì, abbiamo il video. Fammi vedere effettivamente, toccare con mano già, elimina questa barriera tra me e te. Fammi vedere che cosa fai e come lo fai. Dammi un qualcosa di tangibile, ok? Lo stile di comunicazione che io utilizzo è la facilità di ricercarti. Lo stile di comunicazione deve seguire una linea logica, che vi ripeto deve richiamare quella dell'empatia, dell'essere etico,
della serietà, della semplicità in qualche modo, no? Fatemi conoscere chi siete e soprattutto, vi ripeto, essere ricercabili, presentabili, perché non siete gli unici che propongono qualcosa. Allora, voi proponete qualcosa, Tizio ne propone un'altra, Caio ne propone un'altra, Semproni altrettanto. Vado a fare una valutazione io, a dove mettere i miei soldi. Oh, scelgo te per questa ragione qua. Ok? Vado a cercare di capire effettivamente online quali sono le ricerche che fanno sotto questo profilo ed eventualmente faccio una campagna di AdWords sotto questo punto di vista. Ok? Materiale fotografico è molto importante. In sostanza preferirei questa roba qua. Altre domande? Non so se so risposto anche alla tua domanda. Sì. Chiaro? Domande? C'è un modo per catturare, diciamo, dei target specifici su Instagram, su Facebook, sì, di persone? Sì. Cioè, se io quindi con la pagina loro in cui volessero raggiungere gente che segue il teatro in qualche modo? Sì. C'è un modo su Facebook per arrivare a un target, sì, di persone? Sì. Ti ripeto, Facebook ha l'opportunità di profilare per interesse. Quindi una cosa che mi viene in mente, chiaro che bisognerebbe fare uno studio per cercare di capire effettivamente se è interessato a teatro, ma se è interessato anche ad altro. Ok? Però prima vi ho detto che se so i miei competitor, ok, tipo Bari, i miei competitor vicini, io posso andare a prendermi una parte di, posso andare ad interessare quella parte di clienti loro, di fan loro, e sottoporgli la mia pubblicità. Ok? È molto interessante come sistema. Quindi vado a profilare, dopodiché, in relazione anche al numero di fan che ha quella pagina, però, perché alcune non le fa comparire. Però ti dà la possibilità. Sì, sì. Andare sul fan di questa pagina, no, devi andare a acquistare dei pacchetti che automatici. No, in pratica funziona che tu entri nella parte ads di Facebook. Ti compare una schermata con dei vari record da riempire, ok? A un certo punto ti troverai all'interno di una fascia di categorie di interessi, all'interno della quale tu puoi andare ad inserire il nome della pagina del tuo concorrente e magari ti dice: guarda, io voglio somministrare la mia pubblicità a queste 6.000 persone, 7.000 persone, ok? Sì. Chiaro che i budget non è che sono elevatissimi, nel senso uno. E a quelle persone per compare su una bacheca piuttosto che al lato della bacheca, eccetera. Sì, 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 sì. Chiamano o notizie sponsorizzate, che sono quelle che vedete grandi, che in pratica Facebook te le riduce anche in un quadratino piccolino che viaggia sulla destra. Sono piccolini, elementi piccolini. Altre domande? Però con tutto questo nelle pagine, se non nella... C'è una funzione nella parte profilo, comunque non consiglio di utilizzare, soprattutto voi avete superato i 5.000 fan, avete due profili. Attenzione, nei termini e nelle condizioni di Facebook è espressamente detto che chiunque faccia attività di tipo di propaganda, di promozione, non di propaganda, ma di promozione, ok, rischia di essere bloccato. Vale a dire che se io ho fatto tantissimi sforzi per raggiungere 5.000 persone, in un attimo me li liquido. Quello che vi consiglio è di trasformare la vostra pagina utente in profilo, pagina, da utente passare a pagina, per ambedue, ed eventualmente tentare di fare l'unificazione. Sì. Perché noi adesso invitiamo per esempio i nostri eventi 8.000 persone. Ok. 6.000 persone, 7.000, non ricordo bene. Sì. Con risultati, no, eccetera, che spesso, sì, ci troviamo con più persone, grazie a Dio, che vengono in teatro rispetto ai parteciperò dell'evento. Quindi anche questo è sintomo sicuramente, indice di qualcosa.
eliminando tutte le pagine, quindi trasportando le pagine avremmo 6.000 like probabilmente, quindi la pagina diventa una pagina anche di un certo tipo, di una certa importanza, però poi per invitare ai nostri eventi non abbiamo più la, non avremmo più la possibilità di fare questo mass marketing in un certo senso. Esatto, non lo puoi fare. Tu però consigli, mi sembra di capire, comunque di fare questo, questo passaggio, perché? Perché da un momento all'altro, se qualcuno va a segnalare la tua pagina, la segnali oggi, la segnali domani, la segnala il terzo giorno, vieni bloccato, hai perso tutto. Ma è proprio espresso nei termini, cioè nel momento in cui fai l'iscrizione a Facebook, ci sono dei termini e delle condizioni che nessuno legge, ma effettivamente esistono. E Facebook è molto, serra molto su queste cose, eh. Basta che un tuo competitor ti vuole male e ti inserisce in pratica questo. Sì, sì, ti segnala. Ti segnala per due volte, gli arriva la segnalazione a Facebook Italia, dopodiché ti chiude nel profilo. Ognuno poi è libero di fare, però io ho il consiglio che do. Per quanto riguarda la progettazione dei siti, innanzitutto deve avere ben chiara l'aspetto contenutistico e informativo, i quali devono essere chiaramente, riteniamo sempre il concetto di qualità. Ok? Un'efficace architettura delle informazioni, vale a dire se io mi sto specializzando o mi sono specializzato su un determinato spettacolo, oppure c'è un qualcosa che va va sempre un evergreen, ok? Allora è consigliabile che venga anteposto nel main menu principale, come ad esempio, paragonandolo, per farvi un esempio banale, ad un hotel, se il ristorante è un tuo punto di forza, inseriscilo là, non nel main menu. Se non lo è, mettilo all'interno di una pagina figlia sotto in servizi, d'accordo? Il layout molto importante, quale deve essere d'appeal, e soprattutto c'è una tecnica che si chiama oggi una tecnica funnel. Questa tipologia di tecnica in pratica che cosa come me lo fa strutturare il sito internet? Mi dice che innanzitutto di non avere una grossa abbondanza di contenuti, perché la gente ha risaputo, oggi non legge, ok? Non legge. Ma io devo riuscire in qualche modo a far convertire quell'utente. Convertire significa che su un determinato prodotto o servizio che io do mi deve arrivare una richiesta di informazioni, un qualcosa. Ma non lo devo gonfiare di informazioni. Queste sono in particolare quelle tecniche di programmazione che vi dicevo, attuali. Ci sto a HTML5 in pratica attraverso l'utilizzo del mobile, cioè qualsiasi funzione fate è cliccata attraverso il mobile, nel momento in cui riuscite a cliccarci utilizza quella tipologia di standard. Un accurato piano SEO. Ok, ritorniamo al discorso di prima. Nel momento in cui conosco bene le mie keywords, perché ho fatto un'analisi di mercato, e allora so dove mi voglio posizionare, dove voglio arrivare, allora in questo caso poi vado a progettare l'intero piano contenutistico con il copywriter. Allora, in relazione a quello che ci siamo detti finora, bisogna comunque valutare il nostro sito attuale. È ancora adeguato? Necessita di un restyling? Di un redesign? Faccio una serie di valutazioni sincere. Sulla base, chiaramente, io mi muovo sempre sulla base di dati analitici, cioè a guardare effettivamente se si può salvare il salvabile oppure no. Ok? Anche perché spesso ridisegnarlo costa di più che rifarlo da capo. No, ma non perché molti tecnici non mettono mani dove qualcun altro ha messo mani, perché ci sono dei codici che non sanno dove stanno, non gli va di mettersi a sbattersi ore, ecco perché costa di più. La promozione, come avviene?
In pratica ci ricolleghiamo a quello che abbiamo detto prima. Attraverso una serie di step, ovvero pubblicità a pagamento, link building, un piano di advertising, che comunque un piano di advertising può essere veramente cross-mediale, coinvolgere più strumenti. La link building, che è quello a cui vi ho accennato prima, gli metterei oggi un asterisco. In pratica l'obiettivo quale sarebbe? Quello di intercettare quelle che sono le principali risorse in ambito teatrale e magari chiedere loro se c'è la possibilità di fare delle partnership, un'intervista. Non lo so, ci saranno dei portali o dei siti verticali dedicati, ok? Sì, io penso per esempio al teatro.org, invece che adesso è diventato teatro.it. Queste piattaforme oggi cercano di massimizzare anche il proprio business attraverso questo tipo di articolo, che è sotto forma di articolo, di fatto è una pubblicità a pagamento, però ci sono. Esattamente. Gli events in realtà non ti dà quel tipo, secondo me, se ben interpretato, di servizio. Cioè con gli events ti accredita, e nel momento in cui sei accreditato poi ti dà la possibilità di inserire degli eventi. Quando inserisci un evento acquisisci una buona visibilità, perché non si può ragionare con la visibilità, non si può istituzionare. Okay. L'asterisco, la parentesi che voglio aprire su questo, proprio su questa tematica qua, gli articoli a pagamento, Google in qualche modo ha eliminato tutte queste tipologie di siti, cioè li ha limitati. In qualche modo, questo perché? Perché per evitare queste speculazioni, da un lato, e incrementare il suo fattore di business dall'altro. Nel senso, ti vuoi fare pubblicità? Allora, non fare scellerate opere di link building, cioè ti vai a tutti i siti, vai a sparare il tuo link che ritorna sul tuo sito, perché queste sono tecniche di posizionamento, ok? Ma utilizza il nostro sistema di pay advertising, utilizza Google AdWords, ok? Il pay per click, quelli che vediamo, annunci, ok? Per questo bisogna stare molto attenti, non tanto per voi quanto per loro, che utilizza questa tipologia di tecnica. Il consiglio sarebbe quello di farlo in maniera spassionata, nel senso, se me lo vuoi fare, fammelo, anche senza link. Non mi interessa, perché oggi non so quale sia l'effettivo valore di un link in entrata. Okay? Prima il link attribuiva un valore effettivo al posizionamento. Oggi sta perdendo un pochino. In teoria ci si basa sulla teoria, che è anche pratica, di pochi rilevanti e coerenti. Quindi pochi link che vengono verso il vostro sito, di qualità da fonti importanti e che abbiano il grado di coerenza, in questo caso da teatro.it fa più che bene, però starei attento a loro, a quello che fanno. Anche noi ad esempio abbiamo una dimensione regionale, sì. Nel senso siamo partiti dai nostri vicini di casa, poi man mano stiamo lavorando in tutta la Puglia, anche un po' oltre. Sì. Il posizionamento invece ce lo consigli a livello nazionale o a livello regionale? Rafforzare a livello regionale. Regionale? Sì, perché... Capire quali sono i siti più interessanti, ad esempio, e poi eventualmente sì. Fare il salto. No, perché posizionarsi a livello nazionale ce ne vuole proprio tanto. I processi vanno fatti con dei tempi sommaturi pure. A non fare per esempio per la organizzazione teatrale, che poi è la nostra nicchia, diciamo, di mercato e sì. Di competenza, noi siamo terzi su Google come risultato in Italia. Prima ci sono i match di improvvisazione teatrale, poi c'è un'associazione di Milano che fa improvvisazione da 20 anni, ci siamo noi. Okay. In questo caso noi abbiamo acquisito una dimensione di tipo nazionale, per farvi sì. Perché sono keywords che si chiamano secche, specifiche. Quindi non è che c'è scritto improvvisazione teatrale a Lecce. Improvvisazione teatrale, punto. Chi cerca improvvisazione teatrale sta a capire effettivamente chi cerca improvvisazione teatrale che cosa va a cercare.
Nel senso, se è un qualcuno che ha bisogno di un servizio o se è qualche interessato che ha bisogno di venire a farti usare. Cioè, non so qual è il tasso di risposta, perché se ci fossero stati dei dati analitici, anche se oggi è impossibile capire le keywords, però qua mi potresti essere d'aiuto tu nel capire effettivamente se qualcuno ti telefona perché ha visto su Google qualcosa. Sì. A me ci capita che la cena con delitto, per esempio. Sì. Cercano cena con delitto Puglia, come tra le nostre keyword. Sì. Cioè cena con delitto, Lecce, Salento, Taranto, Bari, Puglia, eccetera. Ok. Ok. Ah, questo è molto positivo. Cioè, nel senso che esistono determinati tipi di ricerche geolocalizzate poi, che comunque generano reddito e profitto. Questo è il fatto che in un'ottica nazionale dovresti posizionarti cena con delitto. Però questo sistema qua, per esempio, ti può aiutare nei periodi che sei tu, si spende un tot e si dice guarda, io voglio, basta, mi voglio andarmene nel Lazio. Allora ci sono determinati periodi dell'anno, che mi direi tu, penso che a Capodanno magari si utilizzano, dove io posso identificare effettivamente specifiche zone, tipo Roma, e incanalare questa pubblicità, esatto, mirata, che è molto, molto interessante. Anche lo puoi fare su Facebook, questa tipologia di pubblicità, sì. A parità di condizioni ti conviene, però resta il fatto che bisogna capire una cosa, nel senso che, ritorniamo sempre al punto di prima, il brand deve essere, non dico che deve essere straforte, ma deve presentarsi bene. E poi ci devono essere dei chiari e specifici percorsi di usabilità per l'utente. Perché se entra oggi, ad oggi, lo perdi quello là. Ma lo perdi perché si perde lui a leggere tutte quelle informazioni. Solitamente ad una campagna si crea un sistema che si chiama landing page, una pagina di atterraggio specifica. Quindi se tu ti vuoi specializzare su un prodotto del genere, quello che ti conviene fare è costruire una landing page fatta bene, con delle chiare chiamate all'azione, tipo richiedi informazioni ora, oppure un advanced booking, che è molto importante, perché tipo che non so, se prenoti entro il 10 di agosto hai il 10% di sconto, dopodiché via via. Cioè anche penso che la flessibilità tariffaria potrebbe giocare, secondo me, un ruolo importante nella concorrenza, tra virgolette, nella vostra concorrenza. Quindi questo qua abbiamo visto, no? Article marketing, che è quello che, di cui stavi parlando tu con teatro, si chiama così. Buzz marketing, ovvero la capacità attraverso i nostri contenuti. Ecco perché voi avete un mondo, cioè nel senso voi dovete essere bravissimi in questo, dovreste essere, a generare contenuto virale. Dovete essere il non plus ultra. Sbaglio? Chi meglio di voi l'effetto sorpresa? Ma va comunicato. Chiaro che il buzz marketing solitamente ha dei costi alti, però se fatto bene, nel senso, arricchisce di molto il vostro brand. Il social search engine, che solitamente ha a che fare con strumenti come Facebook e Twitter, di nuovo, di ricercabilità, perché chiaramente se voi cercate improvvisarsi, se non sbaglio, seconda e terza posizione compaiono le pagine Facebook. Due profili e una pagina compare, se non ricordo male. Quindi ciò implica che tutto ciò che viene pubblicato, anche sui vostri social, è indicizzato. Cioè, sono dei contenuti che vengono presi e vengono archiviati e poi mostrati nelle evenienze. Evoluzione eventuale di un piano. Monitorare gli utenti sui vostri profili oppure sul vostro sito. Profilo aziendale. Riuscire a creare un profilo aziendale, per esempio, ci siete su LinkedIn voi? Sì. Geolocalizzarsi, vale a dire
È un mondo, lo so che è un mondo, sono tante informazioni, ma voi pensate che ognuna di queste ha almeno 8 ore di lezione, eh? Anche questa parola qua, solo geolocalizzazione, c'è proprio un mondo. Bisogna in qualche modo geolocalizzarsi all'interno e contestualizzarsi all'interno del proprio territorio, in primis, soprattutto per quel che si chiama proximity marketing, cioè marketing di prossimità, se riuscire a capire effettivamente che c'è gente interessata ai miei servizi e ai miei prodotti. No. Il punto è che tu in primis dovresti geolocalizzare la tua struttura, identificarla. Sì, ora è tutto integrato. Quindi entri, fai, inserisci il tuo indirizzo, il tuo nome. Se ci sei, eventualmente ti trova, se no ti inserisci, si crea il tuo profilo in automatico, dopodiché dovresti inserire un codice di verifica perché Google vuole effettivamente capire che sia tu il proprietario della tua azienda. Ok? E questo in sostanza pone delle radici, ok? Nel senso sì, ci sono e anche in maniera stabile, mettiamolo in questo modo. Il secondo motivo per il quale non abbiamo ancora fatto il passaggio alla pagina è quello della forse apparente meno interazione, vale a dire che l'interazione visibile è quella dei like, dei commenti all'interno della pagina, e mentre il profilo ti permette ad esempio di chattare, ti permette di utilizzare forse un sistema che è anche più immediato. Noi riceviamo tante richieste di informazioni non via messaggio ma proprio via chat, cioè che quando ci vedono online ci scrivono per chiederci delle informazioni. Questo passaggio a pagina potrebbe limitare e quindi creare un po' di distanza in più rispetto all'utente? Sì, ovviamente la crea garantito, la crea perché non hai il sistema della chat. Purtroppo sì, è così. Però sta a te effettivamente valutare se ti conviene che ti chiudano la pagina. E torniamo sempre là. Però su questo hai perfettamente ragione. Il vantaggio di avere il profilo è questo, che li raggiungi direttamente. Anche se c'è da capire una cosa, nel senso che tu non li raggiungerai mai tutti i tuoi clienti. Le 5.000 persone non le raggiungerai, perché c'è un sistema algoritmico che si chiama EdgeRank. In sostanza, che cosa fa questo sistema? Limita la tua comunicazione. Quindi se tu hai 2.000 persone, facciamo una stima di un quarto, fai tu il calcolo di quante persone vedono i tuoi post. Ma questo, se ci pensi, è anche naturale, perché che cosa va a fare Facebook? Dice, per esempio, che io, il signore, con te, con lei, noi, interagiamo spesso tra di noi. Allora Facebook ti dice, guarda, che i nostri post, i vostri post li vediamo, li vedete sempre, perché abbiamo sempre un continuo scambio di informazioni. Tutte le altre persone che tu dici, ma quello che fine ha fatto? E poi magari lo vedi che comunque ha pubblicato. In realtà ha pubblicato, ma tu non lo vedi perché non interagisci più con lui. Ok? E questo è un limite, il primo che si chiama EdgeRank, proprio sto sistema. Ed è utilizzato anche per le pagine. Perché Facebook vuole che tu spenda in pubblicità per raggiungerli. Questo qua in sostanza l'abbiamo detto prima. Ok. Va bene, sì, d'accordissimo. Grazie. Ah, ce ne sarebbe ancora da fare, cioè nel senso, per me possiamo andare ad oltranza, non è il problema. Sì, sì. E poi dopo,
se qualcuno si vuole fermare iniziamo il lavoro di gruppo. Sì, sì, non c'è problema. Sul sito preciso, sul sito concreto. Non c'è problema. Diciamo che qua andiamo su un po' più sul tecnico, però è consigliabile che almeno qualche nozione l'abbiate, nel senso di proprio il termine di progettualità, no? Il discorso che vi ripeto, non è che dovete saper fare dei siti internet, ma nell'eventualità abbiate qualche web agency di riferimento, almeno gli dici hai cognizione di causa su quello che sta facendo. E magari puoi dire, guarda, se mi puoi correggere questo perché lo reputo non corretto. Nella serie, innanzitutto all'interno del sito internet, quando vengono strutturati i contenuti, bisogna prevedere quelli che si chiamano link interni e link esterni. Ok? I link interni, in pratica, sono i vari collegamenti esistenti tra le varie pagine del sito internet. In sostanza, se io sto in home page, ok? Sto in home page, io da là devo collegare le pagine che reputo importanti ai fini di business. Ok? Sono quelle che devo collegare, perché hanno influenza anche, se io riesco a collegare quelle tipologie di pagine, influenzano anche in qualche modo il posizionamento sul motore di ricerca. Successivamente devo andare a pensare bene l'inbound, che sarebbero tutti quei link che provengono dagli article marketing, ma in questo caso lo devo fare bene, è molto tarato, e gli outbound link. Ok? In pratica, questa tipologia di link inbound assicurano visibilità e garantiscono una forma di posizionamento. È chiaro che vi ripeto che il principio di coerenza, di pochezza di queste tipologie di link è molto apprezzato. Ok, non è che ci mettiamo oggi online, so che voi fate tutti teatro e vi chiedo, scusa me lo scrivi un articolo e mi metti un link al mio sito, scusa me lo scrivi un articolo e mi metti un link al mio sito. Non posso fare in questo modo, ma deve essere tutto pensato. Google è abbastanza sofisticato con i suoi filtri per capire chi sta spammando in rete, ok? E quindi si rischiano penalizzazioni, d'accordo? Quindi è molto importante. Gli outbound link. Anche in questo caso, pochi ma rilevanti. In pratica non è altro che una questione di approfondimento. Se io sto all'interno di una pagina che mi sta descrivendo di improvvisazione teatrale, poniamo il caso che voi lo date per scontato, ma esiste una pagina su Wikipedia che vi dà delle informazioni, ok? Oppure volete fare dei cenni a chi ha inventato questa tipologia di forma teatrale, mettete un link. E così state dicendo all'utente, guarda, approfondiscila qua la ricerca. Google apprezza molto questo, perché implica che voi state prestando attenzione all'utente. Ok? Sì, ma ne mettete un link esterno. Uno, massimo due. Ok? Non di più. La mappa dei contenuti. Quindi devo andare a capire come strutturare perfettamente i miei contenuti. Allora, innanzitutto, vi ripeto, non c'è bisogno di scrivere delle filippiche. Ok? Le persone non le leggeranno mai. Mai. Se voi ci pensate bene, se siamo abituati a stare con uno smartphone in mobilità, ok? Siamo talmente poco concentrati a leggere. Non dico voi che magari vi leggete i vostri, come si chiamano? I vostri pezzi che sono lunghissimi e dovete memorizzarli, ma la gente normale non le fa più queste cose qua, non legge più, legge in velocità. Ora non dico che deve essere scarno di contenuti perché i contenuti sono utili al posizionamento sui motori di ricerca, ma dovete cercare di essere brevi, ok? Brevi e concisi e utilizzare le giuste parole chiave all'interno, d'accordo? Utilizzando, come ho scritto, anche riuscire ad entrare nell'ottica di come pensa il vostro utente e strutturare le chiamate all'azione. Ok? Se per esempio la vi dice, arriva a un certo punto che parla della vostra rappresentazione teatrale, guarda il video. Ah,
ok? Ma deve essere all'interno di un contesto, non scollegato. E quindi è giusto che venga consigliato, che vi consiglio di costruire dei percorsi per l'utente. Esattamente per come, vi ripeto, scollegatevi un attimo dal vostro ruolo e pensate come nel momento in cui voi siete all'interno di un sito internet, però quello là dice, caspita, ma qualcosa non mi convince qua. Lo pensate inconsciamente. Allora devo pensarli questi percorsi io. La teoria del funnel, vi ripeto, un'immagine, 200 battute, una chiamata all'azione. Call to action che persuadono e convertono. Le call to action sono banalmente prenota ora, richiede informazioni, i quali devono essere dei bei pulsanti, nel senso di impatto, ma chiaramente non è che deve prendere tutta la pagina, ma che comunque riescono in qualche modo a persuadere qualcuno, le persone, voi stessi pure. Linguaggi di programmazione, HTML standard e semantico. Conoscete meglio di me la semantica, giusto? Ok? Oggi c'è una nuova tendenza, anche nel motore di ricerca, che è quella della ricerca per intenti. Ok? Ecco perché non si scrive più per il motore di ricerca, ma si scrive per l'intento di ricerca che un utente potenzialmente potrebbe avere. D'accordo? Se io so effettivamente come pensa una persona che vuole venire a teatro, io so i contenuti che devo scrivere o che mi deve scrivere il mio copywriter e lo devo inserire all'interno dei miei codici eventualmente. Tenete presente gli utenti e non il motore di ricerca. Scrivete per gli utenti. Nell'eventualità, se dovete fare qualcosa, magari qualcuno ha low budget, come si dice per far figo in inglese, di evitare la tecnologia flash, che sarebbero tutte quelle immagini strafighe che si muovono, non so se avete mai fatto caso, dentro dei siti. Esatto. Sono tutte quelle immagini strafighe che effetti, in pratica non si vedono più. Cioè, si vedono sul mobile, ma non si vedono, si vedono sul desktop, ma non si vedono sul mobile. Ok? Posizionamento. Quello di cui abbiamo parlato prima, in sostanza. Ottimizzazione delle pagine, di tutte le mie comunicazioni. Cercare di avere in sostanza una buona press release, comunicati stampa anche dall'esterno. Comunicati stampa, questi qua sono banali, ma tanto quantomeno parlano di voi. Curare molto la brand reputation e cercate sempre di conquistare la prima pagina, meglio la top 3 in sostanza, i primi tre risultati. Curate bene testi, foto, video e le mappe. Ok? Le mappe sono i percorsi che hai detto prima. Sì, tipo su Google Maps. Anche le fotografie, l'approccio di visual marketing con i video è molto importante, perché la gente di conseguenza, non volendo leggere, vuole vedere. Ok? Quindi le fotografie, se sono di qualità, è ancora meglio. Generalmente, anche se voi riuscite a creare questa vostra empatia con i vostri clienti, anche foto non di elevata caratura qualitativa sortiscono il loro effetto, soprattutto sui social network, d'accordo? I video, non è che dovete fare un video di Fellini, da un minuto e mezzo a tre, anzi su Facebook se riuscite a fare un qualcosa in 30 secondi è ancora meglio, tant'è vero che oggi c'è la tendenza attraverso per esempio un social network che si chiama Vine di fare lo stop motion, che sarebbero dei mini video di 6 secondi. Ok? Stop motion si chiama. Quindi anche su Facebook, video di 30 secondi, che sono quelli che in qualche modo
Innanzitutto, per molti utenti, chi non ha disabilitato l'apertura automatica, gli si apre da solo e ha una portata molto superiore rispetto a testi, rispetto a link, rispetto a fotografie in generale. Ancora sui contenuti, informativi, utili ai lettori in qualche modo. Posizionabili sui motori di ricerca, chiaramente, va bene, scritti per gli utenti, ma che comunque un buon copywriter sa che comunque possono essere posizionabili sui motori di ricerca. Virali e diffondibili, sia quelli che utilizzo all'interno del mio sito internet, in qualche modo, ma soprattutto quelli che utilizzo sui social network. Ok, la viralità è data anche da un semplice like, più like ho significa che più riesco ad essere virale. Un'altra cosa che dovete sapere è che in pratica ci si muove all'interno di Facebook con il social graph. Ok? Questo bene o male è l'utente, ok? Queste sono le interazioni che ho con diversi soggetti. Qui c'è il limite dell'edge rank. Ma tutte queste persone in pratica, visto che ci muoviamo per reticoli, ok, hanno i loro altri amici, d'accordo? Quindi ogni comunicazione che io vado a postare su Facebook potenzialmente è vista anche da loro, ed è vista anche da loro, ed è vista anche da loro, ed è vista anche da loro. Ok? Questa è la portata, in sostanza. È chiaro che poi ci sono dei limiti inerenti proprio a questo algoritmo qua, che ne limita la visibilità. E poi vi ripeto, è fisiologico ed è pure normale. Vabbè. Sempre sulla pagina, ma la pagina se non acquista contenuti a pagamento risulta invisibile? Guarda, fino ad un tot, nel senso, io gestisco una pagina che ha circa 30.000 fan e ha queste problematiche, forti problematiche. Ma ti posso assicurare che per molte volte, è proprio un problema di piano editoriale e contenutistico. Vale a dire, quando ci sono elementi di creatività e si segue un processo, allora riesci ad avere i tuoi risvolti. Nel senso, non arriverà mai ai livelli che vorresti tu, perché là dovresti pagare anche un euro per post o 3 euro, dipende. Però molte volte, con un'altra pagina che gestisco di circa 2.000 persone, ci sono stati alcuni post che addirittura hanno superato il numero dei fan. Però tutto dipende da come comunichi. Vabbè, per esempio, mi capita molto spesso di vedere delle pagine della mia, cioè degli aggiornamenti di stato di pagine della mia bacheca personale. No, cioè, dalla pagina. Ma tu hai mai messo mi piace un'altra pagina, da pagina? Poche, sul mio personale ce l'ho a poche pagine, però di quelle poche pagine probabilmente nessuna poi emerge nella mia bacheca. Quando ne emerge una nuova è sempre per incoraggiare, quindi tre tuoi amici hanno messo mi piace a quest'altra pagina. Sì, sì, esattamente. Però in quel caso. No, ma è proprio questo, a questo che stai dicendo che mi è legato questo. Però molte volte, su molte notizie è vero che comunque funziona questo. Però il discorso è che parte sempre da un processo di comunicazione ben strutturato. Sempre là ritorniamo. Se è fatto bene, allora ne vedi i risultati. Se è fatto così così, vedrai i risultati così così. Se è fatto male, non vedrai i risultati, ma proprio non li vedrai. Se non c'è anche la costanza, soprattutto su Facebook, ok, perché l'algoritmo in pratica, almeno il primo che era stato liberato da Facebook stesso, ti diceva proprio che c'era, in pratica era dato dal peso per la frequenza, diceva appunto che maggiore era la frequenza di pubblicazione e maggiore era l'interazione, quindi il peso che trovi su specifico post, più i tuoi post venivano messi su. Ora è stato limitato ancora di più, però la frequenza è ancora valida. La frequenza di interazione, ok? Tanto è vero che tu noterai
sulla tua pagina, correggimi se sbaglio, che spesso chi mette mi piace, ci sono quei due o tre soggetti che esistono sempre e che non sono parte magari della tua cerchia amicale, giusto? È perché così loro interagiscono sempre, loro lo vedranno sempre. Il tuo obiettivo è quello di interagire con più persone allo stesso modo. È che loro, che nel momento in cui mettono mi piace, portano altri mi piace. Sì, vabbè, chiaramente questo lo salterei, sito statico e dinamico. Questo pure. Nel momento in cui viene fatta la progettazione del sito internet, quello che devo considerare è anche il back-end, ok? In sostanza è quello che tu manovravi prima. Cioè, nel senso, è facile da gestire. Ci sono alcune cose che sono complessissime e che è inutile che mi dai un prodotto del genere. Se sono un utente alle prime armi, che mi dai? Fammelo gestire in maniera chiara il mio sito internet. E infatti deve essere semplice ed intuitivo. Ok, con una grafica personalizzabile. E la struttura che deve avere il CMS deve essere SEO-friendly. Significa che molte delle dei campi che ho all'interno del mio CMS siano già predisposti per l'ottimizzazione per i motori di ricerca. Non devo chiamare il webmaster e dirgli mi aggiungi questo o quell'altro, ma sono io che ho fatto il mio piano e che riesco a. D'accordo? Date sempre comunque i... sembra banale, ma su molti siti internet mancano molte delle informazioni, è difficile andare a trovare addirittura il numero di telefono. Ti scura il cuore effettivamente su molti siti internet. O anche addirittura è difficile trovare la mail, perché si pensa ad altro ma non si pensa effettivamente che ci sono dei contatti. I form molto importanti che spesso vanno allacciati a quelle call to action che dicevo prima. Clicco, atterro su un'altra pagina, 3-4 campi da riempire, pum, richiedi informazioni. E è già fatto. Ecco come deve essere il vostro sito internet. Affascinante, coinvolgente, coerente, in linea con la brand identity, mantenuta, rassicurante, cioè attraente, convincente e soprattutto persuasivo. Queste diciamo che sono delle regolette, nel senso che uno standard di comunicazione dovrebbe dirigersi verso questa direzione. Ok, va bene. Penso che ci siamo. Se avete delle domande specifiche, sto qua. Sì, allora in pratica bisognerebbe aprire un'altra parentesi per quanto riguarda i blog. Voi dovete sapere che esistono in pratica questa tipologia di siti internet che noi costruiamo, che in pratica, in sostanza, una volta costruiti, rimangono statici, rimangono là, d'accordo? Quindi che cosa significa? Che la concorrenza è tanta e se io ho lavorato sul posizionamento non è detto che io rimanga a vita nelle prime tre posizioni, ok? L'obiettivo è quello di promuoversi attraverso il blog, ok? Che mi dà l'opportunità di costruire sempre in continuazione dei contenuti freschi. Ma quello che devo imparare a fare è costruire il piano editoriale per il mio blog. Vale a dire che cosa vado a pubblicare all'interno? Quali sono i contenuti? Ne avete idea? Deve essere informativo? Deve essere coinvolgente il blog. Cioè deve riuscire nel momento in cui condivido... In teoria il blog è l'hub, è un hub, un punto di nodale di tutta la strategia dei social network. Vale a dire che io dal blog
al blog. Collego tutti i miei social, perché per antonomasia il blog è l'elemento in qualche modo chiave della mia comunicazione, d'accordo? Quindi tutto ciò che andrò a condividere, andrò a condividere su Facebook, eventualmente su Google più, posso condividere su YouTube, o anche integrare quindi su piattaforme come Instagram. Quindi questo è un hub di comunicazione all'interno della quale devo scegliere io come comunicare e con chi comunicare, sempre tenendo innanzitutto in considerazione la reputazione mia che ho, il mio brand, come mi comporto, come la gente già mi ha percepito. Devo in qualche modo imparare a gestire i contenuti che ho all'interno. In che modo devo comunicare? Prendo poi un foglio bianco e faccio lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Quanti giorni voglio pubblicare questa settimana? Allora, lunedì scriverò un'intervista di uno del pubblico, ok? Questo significa pure avvicinarsi alle persone attraverso strategie di contenuto. Io parlo al pubblico, voglio sentire parlare il pubblico. Che dice di me? Un'intervista, che può essere testuale, che può essere una video intervista. Il martedì pubblico un fotopost, una serie di scatti, in ottica integrata potrei dire scatta la tua foto, pubblicala su Facebook, qui c'è un post, ok? Raccolgo le fotografie e ci faccio un post. Le fotografie da parte del mio pubblico. E in questo modo riesco ad interagire anche con loro, a mantenere vivo il brand, la comunicazione e la relazione con loro. Ok? Poi possiamo magari fare, che ne so, la foto che raggiunge più condivisioni degli altri omaggi, cioè nel senso, sono una serie di promozioni e di comunicazioni che io posso fare, cioè veramente c'è solo da sbizzarrirsi. I contenuti non devono essere lunghissimi. In qualche modo quello che consiglio è, anche all'interno del tuo editoriale, di essere sempre come elementi chiarificativi. Ti faccio un esempio: se c'è un problema che vi affanaglia, nel senso che pensate che ci sia la percezione di un qualcosa, chiaritelo all'interno di un blog. Ok? Oppure, intervista all'esperto. Ho fatto un'intervista magari a qualcuno di importante. Però dipende sempre a chi volete attirare verso il vostro sito internet. Ok? Oppure ancora, ecco come è andata per esempio l'incursione che abbiamo fatto in un piccolo paesino, non lo so. D'accordo? Cercando in qualche modo di giocare sulle parole chiavi che vi possono essere utili in termini di ricerca. Quindi vi aiuta, okay, molto funzionalmente in termini di ricerca. E in particolare devono essere dei contenuti che quando lo vado a leggere possono essere condivisi su social media. Ok? Vi faccio un esempio, no, io per esempio gestisco più persone. Proprio la comunicazione di un hotel da 3 anni ormai, in Calabria. C'è sempre stata la diatriba sul fatto che in Calabria non si arriva mai. Ok? Perché? C'è poca comunicazione. Innanzitutto il tratto di autostrada, che è veramente fastidioso, si trova in Basilicata e non in Calabria, perché Lago Negro è comune lucano. Nel Catanzaresi, dove abito io, hanno fatto delle strade veramente fenomenali che collegano l'aeroporto di Lamezia Terme a questo del qua. In 45 minuti ci arrivi. Allora, siccome c'era sto sentore e non ci si arriva, c'è sempre questo sentore, anche voi me lo confermate, giusto? Sì, è vero. In realtà, se tu prendi un... ora, nel tratto di Lago Negro, è veramente... dura pochissimo il... come si chiama? La deviazione. Dura veramente poco. Nel senso che tu da Lago Negro, per arrivare dove abito io, all'hotel dove lavoro io, là, ci stanno 2 ore.
prima c'era un film molto di più, arrivavi esausto, ora arrivi in maniera genere. Allora è stato elemento chiarificatore ed è stato super condiviso e super apprezzato dagli stessi clienti, per farvi un esempio. Allora ragionate voi su qualcosa del genere che potrebbe aiutarvi. Ecco, questo serve pure il blog. Nel senso, tutto per dirvi, che ci devono essere contenuti che possono essere condivisi dai miei utenti. Quindi spazio alla riflessione, alla creatività anche, cerchiamo di essere molto creativi. Quindi qua in sostanza spesso voi scrivete anche, non so, aprite una categoria come diventare attore teatrale, che potrebbe essere anche un qualcosa di importante, no? Questo attira in pratica dei link verso il mio blog ed è molto importante anche questo. Se io riesco ad attirare siti internet che in qualche modo apprezzano come scrivo, allora è molto importante. Guest blogging, che è quello che dicevo prima. Le interviste a gente comune, a appassionati di settore, se riuscite anche super esperti, non lo so. Questo poi lascio lo spazio a voi, ripeto, la vostra creatività. Okay. Grazie per l'attenzione. Grazie. Allora, ringrazio Giovanni, che sarà a nostra disposizione per chi si vuole divertire ancora circa un'oretta. Dico divertire perché analizzeremo un sito internet reale, un blog, un Facebook reale, e probabilmente lui lo distruggerà, e quindi in particolare è il nostro. Quindi se volete fare due risate insieme a noi con questo lavoro di gruppo, voi potete rimanere qui. Salutiamo gli amici dello stream. Grazie Giovanni. Grazie. Faremo il caso di studio.